Allora. Sistema di allenamento, allenamento. Ciao Giovi, buonasera. Buonasera, benvenuto, amico mio. Allora, fammi vedere qua l'allenamento la, fino a che ce l'avevamo. Eh, ciao Dani, buonasera, benvenuto nel frattempo che arrivate, che arrivavate. Insomma, stavo cominciando a sistemare l'allenamento. Così sapete, insomma, non ci mettiamo troppo dopo. Eh, non ci perdiamo in chiacchiere io intanto da una sistemata allora schemi ok attacco sulle fasce tranne questo che forse lo metterei qui qua lo levo metto tattica di partita tutto bene giovi Sto ancora un po' che mi devo riprendere dai due giorni di pasqua e pasquetta insomma tra cibo alcol eccetera eccetera però tutto bene dai, tutto bene voi come sono andate questi eh, due giorni di feste? Allora, vediamo un po' sulla difesa. Grande Dani, si, sì, infatti sei mancato l'ultima live. Eh, sì, abbiamo fatto un bel mercato. E... bel mercato alla fine secondo me dobbiamo ancora finire qualcosa però, però siamo andati abbastanza bene cioè, sono rimasto proprio contento sempre col lavoro eh, vostro insomma, perché fate un lavoro ogni volta però, però siamo andati bene peccato che ancora al momento eh, abbiamo preso poco cioè, diciamo per gennaio però quello che abbiamo preso cazzo, è tanta roba perché Giuseppe Martinez e Bondo che finalmente Bondo cavolo, riusciamo a avercelo anche per il futuro. è tanto, Joseph Martinez, veramente sono rimasto proprio contento. Alla fine abbiamo traccheggiato un po'. Abbiamo guardato 2000 portieri, stavamo a prenderne un altro, eh, però alla fine, eh, secondo me, siamo andati proprio proprio bene. Anche perché pure di stipendio non gli abbiamo dato tanto, quindi ottimo. Eh, si sì, Bondo supera veramente cazzo. Anche perché pure quest'anno ritende scherzando. Col fatto che lo possiamo mettere in qualsiasi punto del campo eh, Ci dà veramente una mano Cazzo Bondo Secondo me può dare ancora tanto pure in Serie A Ciao Anto benvenuto L'unica cosa che ancora Secondo me dobbiamo finire di fare Visto che mancano 14 giorni eh, Capellini sta andando via Ora quindi già è qualcosa Carius ehm, Si sì, si può vedere Carius Carius, eh, <ride> è improponibile Carius. Eh, come stai? hai visto? sì, t'ho visto tanto t'ho visto che stai su telegram sono contento che sei entrato pure tu su telegram eh, sto bene, sto bene dicevo prima a Giovanni che alla fine ecco, devo un attimo riprendermi da questi due giorni di festa da cibo, alcol e quant'altro eh, però tutto a posto dai, sei mangiato parecchio eh, anzi, vi vedo chiedere un po' scusa nel senso che sono stato un po assente diciamo sti giorni pure su telegram eh, Le live eccetera eccetera però quando ci stanno le feste di mezzo poi ho dovuto fare registrazioni pure per l'altro canale quindi è stato un po tosta ehm, contratti scadenza sì Gio, già l'avevamo già visti l'altra volta quelli che stavano in scadenza non c'era se non sbaglio non c'era molto eh, a meno che non hanno aggiunto qualcuno, ecco ultimamente, no, questi c'erano già prima, e non mi sembra che ci sia tantissimo a livello dei de fenomeni. Ecco cioè dei de giocatori forti che ci possono poi fare la differenza in, in Serie A, forse sto compagnon, però eh, non lo so, <coughs> non lo so. Non lo so, vabbè tanto mo aspettiamo pure gli altri aspettiamo che arrivi un po' di gente e poi ci tuffiamo pure sul mercato, prima dicevo poco fa, secondo me la cosa principale che dobbiamo fare negli ultimi giorni di mercato è intanto è togliere assolutamente dalle palle questi che sono rimasti tipo Mallamo, tipo Frigerio assolutamente e, e poi nulla, poi vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro un eh, tuo pensiero su Manna, probabilmente probabile nuovo di essere Napoli potrebbe. Io ti dico la verità, Anton. Non lo conosco benissimo. cioè So che era un collaboratore dei, di Giuntoli. E già questo di per sé un pochino mi dà un po' di fiducia. Perché considerando Giuntoli che è un signor DS, quindi eh, col fatto che ha fatto il collaboratore a, a Giuntoli, già questo mi rincuora. insomma eh, poi non lo so, bisognerà vederla all'opera perché poi è sempre così, eh, arrivano tutti i bravi, tutti i fenomeni, però poi se non li vedi all'opera... Eh, ciao Fra, benvenuto! Eh, quindi vediamo, insomma, però col fatto che ha lavorato con Giuntoli secondo me potrebbe essere un'ottima cosa, insomma, non credo che sia scarso, ecco, poi magari... Viro, come mandare i tuoi servotieri... No, ho capito, aspetta ho letto malissimo. Come mandare i tuoi osservatori a trovare i giocatori. In che senso? come Ah, come impostare gli osservatori. Eh, sì, aspetta, ora vediamo se facciamo un tempo, Gio. Eh, cosa ci manca? Cerchiamo qualcosa adesso e della la serie A. Ok, allora. Eh, in realtà stiamo... Cioè, stiamo talmente messi bene regà, che, che secondo me non serve tanto altro, cioè nel senso giustamente l'altra volta credo Fra diceva sta cosa e io ho dato pienamente ragione secondo me è inutile andare a comprare altri giocatori da Serie B per finire il campionato che poi magari fra sei mesi li dobbiamo rivendere perché poi in Serie A magari non so giocatori all'altezza Tanto vale finire il campionato con questi qua che ci abbiamo, che tanto sono rimaste 18 partite, stiamo ampiamente alla grande proprio, eh, tranquillamente i primi. E quando stiamo in Serie A, quando è ufficiale che siamo in Serie A, andiamo a, fini, a finire la squadra che tra l'altro un bel po' di giocatori servono. L'altra volta, l'altra live c'era Fra che ha preso carta e penna e l'ha segnati tutti quanti quelli, quelli che ci mancano Mo non lo so se gli fate segnarlo in live ruolo per ruolo quelli che, che ci mancano per la prossima stagione che a piano, piano della squadra alla mano alla fine ruolo per ruolo eh, ci siamo messi lì abbiamo visto tutto quello che ci serve per, uh, per la Serie A diciamo per la prossima stagione e erano parecchi giocatori eh? erano parecchi quindi sicuramente poi il, il mercato estivo sarà, io lo prevedo, bello lungo e pieno di madonne che volano in chat eh, però adesso andarli a comprare ora ci siamo resi conto che alla fine un po' perché non vengono, perché noi siamo ancora in B quindi anche chi sta gli ultimi sei mesi di contratto oppure qualcuno che magari anche sta fuori rosa in Serie A ci andiamo a fare l'offerta, è difficile che arriva eh, quindi non ci starei troppo a perdere tempo <coughs> Per quello che riguarda invece mh, diciamo la, la serie b eh, sarà solo da andare a fare un rimpiazzo per quelli che andranno via considerando che qua ci va dalle mura nel senso che capellini sta andando via però i due centrali di difesa che ci, arrivi, che ci arrivano fino a, a giugno lo abbiamo preso abbiamo preso Joachim sosa e, e antonini eh, quindi sicuramente qua abbiamo, abbiamo sistemato. Se nel caso andasse via Mallamo e Frigerio, io forse, forse, però dico forse, una, un centrocampista lo farei. Perché, tra l'altro, in tutto ciò, forse vorrei dar via anche Youssef che veramente ha dimostrato di essere veramente, veramente scarso. Eh, quindi, magari, forse un centrocampista un po' all'abbondo, un po' tutto fare uno che magari eh, può giocare a registrare trato, così come da centrocampista offensivo, ecco che magari come abbiamo fatto con Mallamo lo possiamo sfruttare in più ruoli, magari in prestito che così almeno anche se non è da serie A però ci va a fare da rimpiazzo fino, fino a giugno e poi eh, con l'estate compriamo quelli che, che ci mancano squadra del mischia anzi ho previsto esperimenti. quindi ottimo colpo manna, ok eh sì, io pure forse avrei preferito a non so. Eh, Nandez Cagliari? Eh, Nandez Cagliari potrebbe essere un buon nome, tra l'altro. Nandez Cagliari. Dove sta Nandez? Perché non mi trova subito Nandez? Porca troia. Cioè, può essere che non è. Vabbè, e eh, allora andiamo. Uh, che il Cagliari, però, tra l'altro, non è retrocesso quindi non so quanto Nandez possa scegliere di, di venire da noi quando poi in realtà gioca di titolare al Cagliari e prende 2 milioni e 100 l'anno, no? Rega, questo è proprio infattibile, eh, Mattia. Viti, sì, e tanta roba. Il problema è che sta in Francia, se non sbaglio, Mattia. Viti al Nizza. Eh, sì, però costa tra i 16 e i 19 milioni. Eh, anche perché Giovanni, io, Matteo, Matt, sì, Matteo, Matteo Vidi, scusa, non lo prenderei perché i due centrali alla fine li abbiamo, li abbiamo presi. Quindi per i quattro centrali fino a giugno siamo a posto. Siamo a posto. Sono dislessico stasera, porca troia. Ciao, Bru, benvenuto. E quindi ripeto probabilmente solamente un centrocampista se proprio, regama, se proprio è necessario cioè dalla serie se va via Mallamo che ecco io già ho visto adesso nessuna offerta per Mallamo io provo a rimetterlo un'altra volta forse abbiamo esagerato col prezzo eh, se va via lui, se va via pure magari Frigerio eh, allora forse un centrocampista fino a giugno lo, lo prenderei volentieri perché sennò poi rischiamo che magari con gli infortuni che non ci mollano un attimo eh, di, di stare qualche giocatore meno poi magari di stare sotto organico Però mh, giusto quello perché poi alla fine non è che ci serve molto no? Questo non se lo pre... Oh regà è una cosa incredibile, incredibile Incredibile Niente c'è cazzo da fare Terzino sinistro, Bernabei, ehm, Bernabei, questo qua eh, lo dovrei mettere a, a osservare perché al momento non ci abbiamo. Tra l'altro, ho finito pure. Se non sbaglio, i soldi, eh, il budget. Eh, non ci abbiamo manco tanto. Eh. Non ci abbiamo nemmeno tanto, cazzo. Da gestire per metterli come fondi, per... vabbè, pochino, no, non ci arriviamo. Cazzo, non li posso manco osservare. Abbiamo finito tutti i soldi per osservare i giocatori. Porca troia, Cesar Falletti, Cesar Falletti però, questi secondo me, Daniele, sono più giocatori da, da Serie B. Eh. Poi, eh, oddio, no, forse però in realtà lui come panchinaro però come panchinari io non so se intendevi un giocatore che magari ci possa essere utile adesso, come... ecco questo sarebbe perfetto perché Falletti se andassero via loro sta in scadenza, costa 80.000 euro e potrebbe essere un degno magari sostituto al momento di quello che fa Mallamo, un po' di tutto, perché può fare il regista di centrocampo, può fare il centrocampista offensivo, addirittura l'attaccante all'esterno, a destra e a sinistra, quindi... Magari questo forse me lo prenderei pure nel caso vanno via, ma all'amo. però, certo, non so in serie A se poi me lo prenderei. eh, detto fra noi, eh? Esatto, Bruno. Eh, alla fine, Viaggio, bi io mi ricordo mai, cioè, ti chiedo scusa, non mi ricordo mai ogni volta, Viaggio Bruno. Eh, però sono pienamente d'accordo con te, la stessa cosa mi avevamo detto l'altra volta, che gli investimenti alla fine toccherebbe farli soltanto per la Serie A, perché poi alla fine stiamo messi benissimo e non andrei oltre non andrei oltre a, comp a comprare giocatori e, e a spendere il budget della società che al momento siamo risicatissimi, cioè stiamo col bilancio complessivo, non, non stiamo in meno, però stiamo con 278 mila euro. Che so pochissimi, certo, sicuramente dopo la promozione, eh, sicura, sicuro incassiamo parecchio. Eh, Biagio te, ah ok Biagio. no, no ti chiedo scusa Biagio ogni volta me ne scordo eh, ma cazzo che cambia il nick no <ride> porca puttana no comunque no no Biagio Biagio va benissimo no ti chiedo scusa perché ogni volta me lo, me lo dimentico io e allora vediamo se riusciamo a vendere sto scapestrato qua porca troia pure 60.000 euro niente eh. Allora, io direi prima di, di andare intanto a vedere, eh, di fare cose. Io intanto la prima cosa che farei: sicuramente è andarmi a giocare sta partita col Parma. Eh, in trasferta, anche perché veniamo per chi di voi non c'era l'altra sera alla live eh, o chi non l'ha recuperata. Poi siamo usciti alla fine con l'Inter eh, in Coppa Italia. Partita veramente maledetta perché alla fine si è fatto butta fuori. Mh, Missori e siamo rimasti in 10. Poi dopodiché si è fatto butta fuori Saco, ovviamente per doppia munizione perché lui è un assassino, ma ce l'avevamo detti prima della partita, qualche mese prima della partita che se sarebbe fatto butta fuori Saco avrebbe spezzato qualche gamba, quindi eh, non ho fatto un tempo a sostituirlo, siamo rimasti in 9, anzi abbiamo ottenuto pure abbastanza bene per se 9 contro 11 con l'Inter, che ahimè la cosa che è mero del culo perché hanno fatto un turnover quasi completo l'Inter, però purtroppo regà, non siamo riusciti a passare, però alla fine abbiamo fatto secondo me un ottimo percorso di Coppa Italia e, e oggi abbiamo tre partite, anzi quattro partite complicatissime secondo me, perché abbiamo il Parma in trasferta, poi abbiamo il Palermo in casa, Verona in trasferta e Lecce in casa, secondo me... Ehm, è il momento della verità un po se passiamo indenni queste partite qui credo che non ci siano insomma più, più dubbi ehm, però le andrei a fare perché al di là del mercato che sicuramente ripeto faremo qualcosa stasera però vorrei comunque pure eh, andare a finire un po' le partite perché se no siamo sempre fermi là allora ehm... Che volevo fare? Ah, ok, dovevo sistemare sicuramente la difesa che oggi manca Simic, ahimè, e manca Dalle Mura, quindi abbiamo tutte e due eh, i difensori centrali titolari che mancano. Giocheranno i due acquisti di gennaio, Antonini e Sosa, che devo dire non sono partiti malissimo, anzi, fa... cioè, comunque cioè, sono so stati veramente bravi in gamba nelle prime partite e. Mh nel frattempo, intanto leggo i messaggi vostri, se no me li perdo. Guarda, andiamo al mercato, aspettiamo, ok, Azun mo lo vedo, dopo gio tanto giochiamo, gio Antonio dice giochiamo, ok, siamo tutti d'accordo, andiamo a giocare. Allora, l'unica cosa che voglio fare un attimo, turno 9, Sol, Se Manca, porca Eva, giocherà io, metterei Antonucci, regà, perché tra ore e le ultime partite è stata una cosa Inguardabile proprio, cioè non ha mai, non ha mai fatto una stagione eh, buona però proprio l'ultima partita è diventato proprio inguardabile, quindi sicuramente metterei Antonucci da quella parte, e dopodiché manca Campora da quell'altra parte, e manca Campora e forse metterei, sì, Bartesaghi, scusate, no, Campora, metterei alla fine Pajak. oddio, forse Pastina perché siamo in trasferta, eh? non lo so, vabbè, però nemmeno a chiuderci subito, dai, Vediamo come si mette, almeno Pajac è il ruolo suo e Vediamo un attimo Vediamo un attimo Io tra l'altro sono indeciso se mettere Pastina Perché l'avevamo eh, Siccome Coffrà abbiamo segnato l'altra live Che ce lo terremo come difensore di riserva Pastina Non saprei, siccome lui alla fine È abbastanza forte Pastina, non saprei se metterlo titolare Anche perché comunque è un elemento eh, Di spicco Diciamo della squadra, quindi forse, forse Lo metterei come titolare vista l'assenza dei due centrali eh, a posto di Sosa per adesso ehm, dopodiché per il resto boh, forse non cambierei altro eh, mentalità offensiva sì sicuramente mentalità offensiva ri ricambio hai fatto bene a dirmelo Daniele mi ero scordato che avevo messo diciamo la tattica quella di utilizzo contro le big però qui voglio andare proprio all'arembaggio col Parma perché tra l'altro non mi sembra nemmeno uno squadrone sta sesto in classifica, non sta facendo un campionato da ricordare e quindi secondo me ce la possiamo andare a giocare come ce la giochiamo sempre e Palermo del mostro De Elap, eh, quello mi fa veramente paura cazzo ma siamo ancora in B? eh cazzo Frasi, <ride> siamo ancora in B, stiamo alla ventesima quindi se, se non riuscimo a finire queste partite, per quello dico ogni po' pure stasera ho detto andiamo un po' avanti perché se no non lo, non lo finiamo mai il campionato, ci ritroviamo sempre in via alla fine. Quindi sì, ci cioè mancano queste 18 partite che volendo in un paio di live riusciamo a farcele, però dobbiamo giocare perché se no diventa, diventa lunghissima, cazzo. Allora, eh, questi giocano Turche del Prato, Sorio, Valenti, Culibali. Sommer, Nani, Manne, Falletti, Costa, Hector. Comunque, eh, un'ottima squadra. C'è un certo Bernabé nel Parma? Sicuramente a inizio gioco c'è perché so che è del Parma, però non so se adesso l'hanno venduto. Allora, cercate insomma di dimostrare che siete forti. 4-2-3-1 per il Parma, giocano abbastanza a specchio con noi. Ma aspetto, aspetto parecchio, sì, come diceva Daniele, direi anche Rodriguez in gran forma. Infatti Rodriguez sta giocando bene, da quando ha capito che forse lo volevamo vendere eh, ha cominciato a giocare bene. Più che altro mi aspetto tanto pure dall'attacco, da Ferrari che si è un po' inceppato ogni tanto qualche partita ultimamente. Allora, parte il Parma con eh, Turk che prova a impostare l'azione da dietro, Sorio, pallone lungo recuperato dalla nostra difesa con Pajak, pallone per Russo che riparte con Antonini, Antonini in possesso di palla, Antonini <coughs> gira per Pastina, io lo so che quando fanno stazione fatta così prima o poi facciamo una cazzata, bravi, butta via sto pallone da lì. Bello il pallone di Antonucci dentro per Ferrari. Il palo pieno non è finita. Però ancora Christian. Pallone per Missori. 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 Prova a metterla dentro a Campora. Poi Antonucci ancora. Limite dell'aria. Pallone per Saco. Saco la perde. Saco però. Che cazzo. Oh, eh. Ma guarda tu se devo prendere il contropiede. Oh. Pallone di. Mamma mia che ha salvato che in diagonale. Per incoglionito di non è partito benissimo. A finire il secondo tempo, mettiamo Bondo. rimessa laterale per il Parma, pallone per Man, Osorio ancora. Som. Hernani, palla dentro! Cominciamo bene la serata ragazzi, cominciamo proprio bene Qui hanno preso giustamente non giocando ma insieme due centrali, qui l'ha preso Pastina però eh. Questo se l'è fatto scappa Pastina eh, Vabbè, non si può sempre cominciare in migliore dei modi raga No, vediamo almeno di andare a pareggiare questa partita perché non mi sembra proprio il caso di perdere col Parma, dai Costa, la recupera solo per un attimo, Missori, ancora Costa, ancora Costa, bravo Ferrari, dai però, veloci, dai veloci, dai veloci Ferrari prova ad andare, Ferrari, fatta vedere in mezzo, no, che cazzo, oh, un'altra traversa, mamma mia, che sfiga però, oh poi rimessa laterale. Secondo palo. Dopo 21 minuti. Vabbè. Allora vabbè. Oh. Calcio di punizione per il parma. Falletti. Palla dentro. La recuperiamo noi commissori Bravi ragazzi. Saco perde un altro pallone. Saco. Io te levo dalle palle. Io mo te lo dico, però. Eh, perché non te reggo più, già. Pallone per man. non la sto vedendo benissimo al momento Corosorio, pallone per Somme dentro ancora Ernani, Ernani fa tutto da solo, Ernani prova il tiro Russo, bravissimo bravissimo Russo due palloni persi da Sago due cazzate veramente grosse infatti il secondo tempo probabilmente è il primo papabile a lasciare il campo Sago assolutamente sì a parte che probabilmente ce n'è più di uno al secondo tempo che è probabile per lasciare il campo a campo raggià non ce la fa più Eh, metti positivo. Vedo grosse difficoltà a centrocampo, sì, parecchie difficoltà a centrocampo. Ovviamente, gli, gli faccio una lavata di testa. E io cambierei già subito, prima del secondo tempo. Ragazzi. Vediamo quello che succede. Metto sicuramente positiva. Voglio un attimo vedere, magari, se co-positiva. Con la difesa in linea così andiamo un pochetto meglio e, e sicuramente il primo che toglierete dalle palle è Sago perché sta a solo un casino oggi. Metto Bondo che magari c'ha un po' più di tecnica, gira meglio il pallone a centrocampo e, e a campo pure però lo devo togliere. Io me li farei tutti e due alla fine del primo tempo, sia Bondo che degli Innocenti perché il centrocampo proprio il primo tempo è stato disastroso cazzo, disastroso. Poi vediamo il secondo tempo, ehm... in difficoltà Sianto, sì, stiamo in difficoltà perché il primo tempo ha fatto una marea di cazzate bondo e il centrocampo non ha funzionato e di conseguenza manco l'attacco perché non gli è arrivato nessun pallone giocabile a quei tre, anzi a quei quattro e l'unico poraccio che gli è arrivato a Ferrari preso, ha preso il palo. Eh, anzi, ne ha presi due perché ha preso pure una traversa con tiro da, da 30 metri. Quindi, bene o male, lì davanti qualcosa stanno a fare. Eh, lì dietro in difesa stiamo in difficoltà perché Pastina e Antonini. Antonini, chi è sta a giocare vicino a lui? Non mi ricordo, Vabbè, sì, Antonini. Eh, non, hanno, non hanno combinato un cazzo. Quindi, vediamo un attimo. Eh, gli esterni d'attacco sì pure il problema Matt è che gli esterni d'attacco oggi in panchina cioè c'è cioè, Traoré che è persino peggio di quelli che ci abbiamo e eh, vediamo un attimo aspetto almeno 5-6 minuti Missori recupera solo per un attimo vediamo se cambia almeno qualcosa perché Tra l'altro pure Missori Secondo me sta risentita la Coppa Italia Perché è stanchissimo Calcio di punizione Degli innocenti Prova la punizione Calcio d'angolo Già almeno Comincia a essere qualcosa Se magari riusciamo a sfruttarlo Per una volta Dico tanto ma una volta Pallone per Antonucci Dentro Pallone per Sekulov Sì vabbè dai eh, che cazzo però, ancora calcio d'angolo per noi lo batte Paiac dalla bandierina. Batte corto per Antonucci. Ancora Antonucci la mette al limite. Guarda parla che pallone che gli ha dato. Mamma mia, scandaloso. Allora, regà. Dobbiamo sì fare qualcosa pure lì davanti. Rodriguez non ne ha più. E, e Antonucci lo metterei in ruolo suo sicuramente. Solbe, Solbes sicuramente ci poteva dare una mano. Però non sta al massimo della forma. Forse io mi affiderei che veramente vuol dire che stavamo messi male a Chagat Re. il problema è che pure Sekulov non sta, gioca bene. Ma non, ho, non ho proprio più nessuno, raga. Io farei entrare pure Bartesaghi, ma non sta al massimo pure lui. Quindi me la giocherei la carta Bartesaghi-Solbes sicuramente fra una ventina di minuti. Eh, solo che ho pure Berra. Che dovrà entrare perché Missori non è il top, eh... no? Oggi, infatti, in punto sarebbe tanta roba. Secondo me, stiamo a pagare la stanchezza della Coppa Italia. E... Stiamo pagando tanto la stanchezza de... della Coppa Italia, nonostante sia passato qualche due o tre giorni, però, non ha recuperato di fatto nessuno. Tanto, pallone al limite ancora dentro. Mi chiedo che gli ha dato rigore. Mamma mia. Dai ciaga, su, fai qualche cazzo che non, non fai nulla da mesi. Stai rubando lo stipendio, porca troia. Pallone per Antonucci. Antonucci dentro per Secolo, Vesecolo, Vinaria. No, vabbè, regà, dai, ma che cazzo però. Ma che cazzo però. William, speriamo che pareggiamo perché al momento non no la vedo proprio bene. Sta partita non la vedo per niente bene. Mann fa tutto quello che vuole, prova il tiro, Russo la devia fuori. Eh, 65esimo al momento, 65esimo sempre 1-0 per il Parma, palla dentro. Tutti a vuoto, direttamente sul fondo. Rimessa da fondo campo, sono arrivati in 2-3. Recai, giocatori, sono arrivati. Maledetta Coppa Italia, vaffanculo, è stata proprio deleteria. Sekulov sta a fare una partita che. Cioè, una cosa veramente imbarazzante. E in più è pure arrivato. Io, regà, mi giocherei Solbes pure. Mi giocherei la carta Solbes. E... E per forza, Riga, deve entrare... Io farei entrare pure Donnarumma, però deve entrare pure Berra, perché Missori non è proprio più. Cioè, è proprio arrivata la frutta quindi devo fare forza così, Berra e oltretutto abbiamo Ferrari e Antonucci che non so come finiranno la partita Uff, meno male che siamo usciti a Coppa Italia regà, perché non è proprio non è proprio cosa per noi cioè, giustamente non abbiamo la la formazione ancora per affrontare due anche perché le partite sono tante, eh, questi sono i giocatori questi sono i giocatori Qui Bera la recupera solo per un attimo Di Chiara, pallone per Valenti Palla lì indietro Non è che tante volte riusciamo a recuperare un pallone, no? Per sbaglio Oh, bravo Solbess, cazzo Palla per pastin, ancora Solbess Vai Antonucci, vai Antonucci Lo so che sei arrivato alla frutta Antonucci Però fa l'ultimo sforzo Vai Antonucci, va dentro Solbess, Solbess La mette dentro C'ha Catro Ciacatorea, ma vaffanculo, va eh. Ha tirato. Quest'altro, ciao Pietro, ciao, benvenuto. Calcio d'angolo per noi. Ancora Antonucci, palla dentro. Che cavolo! uno 1 Ne buttassimo dentro uno. Pallone largo, pastina, pastina in aria, pastina. La metti in mezzo. Solbes, no, non ci credo. raga, vabbè, ma non ci credo. Non ci credo, cazzo, non è possibile ancora calcio d'angolo. Non ci voglio credere, degli innocenti, palla per Antonucci, palla messa dentro, spazzata via. Eh... Non c'è avverso, cioè, che poi a tira... abbiamo pure tirato. Il problema è che tra pali, traverse, eh, quello che ha parato praticamente tutto, niente, raga. Eh, oggi è andata così Una di quelle partite che doveva andare così Però eh, C'era l'attenuante Cioè nel senso abbiamo giocato un Coppa Italia E ragazzi ci siamo fatti in culo così contro l'Inter Ci siamo fatti veramente un culo così Infatti oggi hanno fatto praticamente tutti fatica ad arrivare, ad arrivare a fine partita Ci mancava Bartesaghi Che può sembrare una cazzata Ma non è una cazzata perché Fa tutta la differenza del mondo quando gioca Bartesaghi e quando invece gioca quell'incapace de Paglia che da quella parte e... mancava solo. pure perché poi ha dovuto mettere Antonucci da quella parte che è fuori ruolo. E... Seikolov ha fatto la più brutta partita dell'anno, probabilmente anche per stanchezza perché sta giocando tutte le partite. Ci mancavano tutti e due i difensori centrali titolari e non è poco. Insomma, sia Simic che dalle mura che vorrei sapere quando cazzo rientra 3-10 giorni. Eh, speriamo bene, speriamo bene che ce la fa rientrare. Eh, quindi ci sta, ci sta, dai, ci sta, ci può sta una sconfitta, ci può sta, ci abbiamo tutta la settimana piena per allenarci che non è poco. questo non c'è cioè, no, verso non c'è verso di dare via malamo porca puttana nessuna offerta per friggerio vabbè proviamo così No, no, ma poi alla fine infatti non è che abbiamo giocato male A parte qualche cappellata Che poi la principale è stata quella sul gol Ma alla fine è Anche perché Pastina E Antonino hanno mai giocato insieme E quindi è norma, ci può stare la cazzata Cioè alla fine ci può stare Che è stata di fatto l'unica Perché poi tutto sommato, bene o male Questo chi è? Giovanna Alvarez Giovanna Alvarez Che lo vorrebbe anche il Levante io questo me lo porterei qua a fanprovino magari una settimana. Vediamo un attimo com'è. Bravino di Arrà. Traoré non è più preoccupato per la posizione dove gioca. Ma Traoré già dovrebbe baciare per terra che ancora gioca. Quello è il problema. Boh, L'allenamento l'avevo sistemato tutto sta settimana. Vediamo un attimo se magari ci porta qualcosa. Allora, dice giocatore importante all'apice della sua carriera. Eh, però così vai a capire. Oh, vediamo un attimo. Il Palermo in casa, regà, il Palermo in casa vu vuol dire che ci abbiamo contro l'Atalanta questa partita e eh, non è una bella cosa questa. Questa non è assolutamente una bella cosa. Speriamo magari fosse Cioè che magari è rotto. Potrebbe essere sta cosa che magari è infortunato. Eh, no, dalle mura in dubbio. No, questi non ci hanno infortunati, non hanno niente. Sono tutti perfetti. Eh, che poi La c'è, cioè, regà. Alla fine ha fatto 8 gol in campionato. Cioè, praticamente 3 ce l'ha fatti a noi quel giorno. E poi ha fatto altri 5 gol soltanto in campionato. Moi aspettava a noi che per la partita di ritorno, sono sicuro. Allora, offerta del New England Revolution per Mallamo Ma speriamo, ma speriamo il Ma voglia al cielo proprio una, una cosa del genere, guarda Crede che possiamo ottenere di più? Vuole 140 euro Ma non me rompe il cazzo Ma ce li metto io 40.000 euro No, no, speriamo che me lo fanno fa Ah, meno male Bart, meno male Allora, DeLapp gli metterei una marcatura uomo e... non lo so, cioè, nel senso che comunque sia in questa tattica qui per fare un bel pressing di squadra, tutti e due i difensori centrali hanno meno pressing, quindi non vorrei che mettendo una marcatura uomo. Rischiamo che magari eh, sfarfalla tutta quanta la, la fase difensiva. Però mo, mo ci rifletto un attimo. Perché in effetti in qualche maniera c'è cioè qualcosa tocca fare e ferma quello. Perché se no io lo vedo... Ma c'è questo e oggi ci fa altri tre gol. Sicuramente. Russo comunque, regà mi ha fatto fa un acquisto... Cioè veramente le, tanta roba sto ragazzo. E infatti... Mi preoccupa un po' il fatto che abbiamo preso Martinez nonostante secondo me è un signor portiere, però mi viene il dubbio, dico poi il Russo l'anno prossimo, cioè fa la panchina? Eh, perché comunque è veramente forte, forte. Eh, Stokun Uzun, come cazzo lo si chiama? Joao Uzun. Che, che, che cos'è? Eh, allora... Non me lo trova Giova ah. eh, Oppure oh, dimmi pure il nome. Non so se Kun nel nome o Zun nel cognome. Non me lo trovo. E magari perché per il fatto del database. Eh, che è sempre il solito discorso. Insomma. Proviamo no, il prossimo anno hanno delap. Eh sì, sarebbe tanta roba. Sarebbe tanta roba. Il problema di delap a parte non è in vendita perché sta in prestito dal Manchester City. E Poi non c'è manco un contratto esorbitante alla fine, eh, perché 485 mila euro non è tanto. Che tra l'altro, anche in scadenza l'anno prossimo, col City, eh, mono lo possiamo osservare perché, vabbè, a parte che più di questo, ci cioè, dice eh, cioè, proprio chiaro che non lo vendono ovviamente a disponibilità della gente, ecco non sarebbe interessato. Comunque, vale tra i 19 e 23 milioni, dice la gente. Eh, mo vediamo un attimo, allora questi vorrebbero Frigerio in prestito che di per sé io non sono mai d'accordo, però alla fine lo sapete: che c'è, raga, che ci danno tutto lo stipendio per intero, eh, ci danno zero poi se lo comprano a fine anno e il 30% sulla prossima cessione. tanto se no, Fra un po' l'avrei offerto a zero lire quindi. Va bene così. Allora, capellini intanto ci entrano già 550.000 euro e ci piace questa cosa, ci piace, ci piace. Ehm, Caligara, questo l'avamo visto per l'anno prossimo, non sarebbe male. Allora, se frigerio e Mallamo, ripeto, se frigerio e Mallamo, perché voi lo sapete come funzionano, raga. Tutte e due, ah è la mia destinazione preferita, sì voglio andare, poi dopo eh, Mallamo è rifiutato, io già lo so. Però se Mallamo e Frigerio vanno tutte e due dove devono andare e quindi praticamente a fare in culo, eh, cerchiamo un centrocampista centrale. A maggior ragione, visto che Traoré veramente sta a fare una cosa scandalosa, Troviamo uno che potrebbe essere anche falletti di quello che abbiamo visto prima, che possa fare lì davanti un po' tutto da centrocampo in su, perché sicuramente poi se no stiamo troppo, a meno che sto Joann Alvarez, qui eh, non si rivela un buon giocatore, eh, che è finita la partita col Parma, e eh, tanto abbiamo perso col Parma. Abbiamo perso male, cioè nel senso che comunque abbiamo perso perché stavamo tutti stanchi della Coppa Italia. Non ce l'hanno fatta i giocatori e quindi, quindi niente. Alla fine abbiamo, abbiamo sprecato un sacco, tra l'altro, sotto porta non eravamo lucidi e abbiamo perso la partita. Cibo sta, vabbè, ogni tanto. In prestito per risparmiare, eh, ah, ok. Sì, intendi il giocatore quello, sì, 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 ma a me va benissimo. Cioè, possiamo pure prendere un giocatore, un centrocampista tipo Falletti, eh, se ce lo danno in prestito, così ce lo teniamo fino a, a giugno e poi amen. Insomma, le avversarie, ti dico subito. Eh, il Palermo ha perso Per fortuna in casa Oddio per fortuna Mo sarà pure incazzato il Palermo Quindi verrà a fare la partita della vita eh, Il Genova continua a perdere Ormai credo che stia Non dico matematicamente Ma sta quasi in C diretto E poi cosa hanno fatto? Le altre Allora il Lecce ha perso in casa Col Comodo a 0 Cosa meravigliosa eh, Il Parma vabbè ha vinto con noi Quindi eh, ahimè e lo Spezia ha vinto col Cosenza quindi lo Spezia si è avvicinato a noi eh, però già che il Lecce che alla fine è quello che ci interessa perché noi regà, oppure se non vinciamo il campionato l'importante è in Nanseria quindi alla fine Lecce e Parma ci interessano il Parma col fatto che ha vinto con noi almeno, almeno Lecce cazzo che abbia perso, già qualcosa Canno eh, Zun eh, porca troia non c'è stava ah eccolo qua, questo qua eh sì, ma io cioè, non posso prendere un giocatore così, capisci? Perché non ho più budget per gli osservatori. Non c'ha una sola statistica che non sia questa qui. Eh, riesco a capire poco. Possiamo mo, ecco, vediamo se vanno via questi qua che, che, che dovrebbero andare via, mi auguro. Possiamo provare a chiedere in prestito, vediamo se ce lo danno. Eh, Pro ex Lazio, Akpa aca. Ecco, provo, sta al Cagliari e ammazza, 2 prende stipendio, rega, 32 anni questo. Cioè, fa pure il titolare in Serie A tra l'altro. La roba davanti. Segulov sta mostrando miglioramenti e ce ne siamo accorti alla fine. Avesse giocato bene magari contro il Parma Regà lo sapete che questo non mi sembra proprio scarso Allora però vi dico non ci abbiamo molto per osservarlo eh, Perché mi sono sbagliato prima ho messo solo una settimana in prova Quindi dobbiamo andare un po' a intuito Se magari ci potrebbe solo che poi questo qua è il discorso un po' di comprare qualcuno della serie B Non mi sembra uno da serie A questo qui onestamente ehm, Quindi non lo so Ditemi voi Boh non lo so il budget osservatori in base alla bravura di osservatori che hai no il budget osservatori eh, se spende durante tutto l'anno in base a dove li mandi se li mandi all'estero c'hai cioè un budget fisso che stabilisce a inizio anno una volta che è finito lo puoi comunque eh, rimpinguare diciamo da, da quello che è il budget degli ingaggi puoi togliere dal budget degli ingaggi e il budget del mercato però stavamo messi in maluccio Ora col fatto che è andato via Capellini, un pochino ci abbiamo quindi sicuramente posso spostare ancora. No, cosa cazzo fai? Luca posso spostare da qui. Eh, budget osservatori, rimettiamo di qua a 247.000 che comunque ci servono a sto periodo. Tanto il budget di mercato non ci serve tanto. Insomma, anche perché mo se partono quei due. Alla fine ci entrano pure, vabbè, con o no, però ci risparmiamo già 120.000 euro di ingaggio e comunque zammucchia eh, il budget nostro. E Mallamo, eh, vabbè, 61.000 euro, però 100.000 euro ce li danno loro, quindi quel Grassi dell'Empoli in uscita, Grassi Grassi, c'è quell'Alberto Grassi. Cioè quell in uscita ehm, sì cioè, nel senso non è un fenomeno però non è nemmeno una pipa il problema dei grassi è che prendo un milione e sette l'anno ma poi un milione e sette l'anno grassi porco dici quindi la paura mia è che, che in prestito non ce lo danno io posso anche vedere un attimo lui vorrebbe tra i 9 e 36 devo vedere in prestito perché solo in prestito non lo prendere. In prestito non ce lo danno, però giustamente perché sta scadenza, eh, che poi sono coglioni perché se ce lo davano in prestito pre al stipendio pieno, si risparmiavano comunque l'ingaggio visto che non sta a giocare, quindi direi nulla. Allora, partita oggi, oggi andiamo un po' più rapidi sulle partite, ragazzi, se no giustamente come diceva prima Fra, ma stiamo ancora in Serie B, eh, quindi vorrei fare qualche partita in più stasera. Eh, allora, devo pondere un attimo, ragazzi, perché non mate fare un'altra figura di merda col Palermo. Eh, Simic dalle mura ovviamente non rientra, però Pastina mi dà abbastanza sicurezza, insomma, quindi... Me lo terrei lì tranquillamente. E poi, sicuramente fuori dalle palle, Paiak. Mettiamo Bartesaghi, anche se è diffidato. Che però sta diffidato se la sta portando in giro da ormai da, da, da gennaio, da prima di gennaio, oia, da, da dicembre, da novembre, vabbè. Eh, eh non lo so nemmeno io non so se è l'ingaggio vero che prende ma non credo insomma se, perché se danno un milione e sette a Grassi un abbiamo un problema nel calcio italiano porca puttana e, a campo Rasago Antonucci no io oggi farei entrare Solbes al primo minuto che deve recuperare assolutamente la forma e, e dopodiché lascerei così regà perché sì che qualcuno ha carico partita pesante però è pure vero che questo è il Palermo alla fine si sono allenati tutta la settimana abbastanza bene, non ci abbiamo partite infrasettimanali. Quindi oggi mi aspetto che almeno, almeno facciano una partita dignitosa a Simic e Dalle Mura. Allora, Simic era squalificato la scorsa partita, quindi è mancato dalle Mura. I soliti infortuni del cazzo, eh, però dovrebbe rientrare con ecco, la prossima partita perché fra due giorni sta, sta attivo. insomma, Quindi è solo una questione di una partita. Eh, centrocampo centrocampo allora, se devo dire la verità, sa con l'ultima partita non mi ha proprio entusiasmato. Sta migliorando, ha fatto una buona stagione. Però devo dire che non mi ha proprio entusiasmato. E, e a campo pure, nonostante è un veterano, nonostante giochi abbastanza bene. Sempre. Però, eh, forse in questo caso e eh, questo d'accordo con Daniele, infatti, pure io stavo pensando degli innocenti, e... E Bondo. E Bondo Bondo sta un po' in fase calante. In questo momento della stagione, Saco. Secondo lui, alla fine sta in una buona fase di forma. Però io non mi è sembrato sta partita, però io gliela darei fiducia a Saco perché alla fine ha giocato un ottimo campionato, quindi ha sbagliato la partita che... col Parma, ma un po' tanti giocatori hanno sbagliato la partita col Parma. Quindi, dai, tutto sommato, forse. Ditemi voi, o forse lascerei così la formazione titolare. E... Oddio, forse Missori. però, giustamente ci sta a delle. Cioè, sa fare delle buone prestazioni pure lui. Più che altro avrei messo Berra per una questione di de... un giocatore un po' più che c'ha esperienza, ecco solo quello. Però, boh, raga, io partirei così, dai. Vediamo così. Cioè, non ci credo che facciamo un'altra figura di merda pure col Palermo. Figura di merda. Poi non è che abbiamo fatto figura di merda eh, quest'anno. Forse solo l'anno andata, ecco, col Palermo. Quella è stata una figura di merda. Allora, questa è una gara che dovremmo vincere, ma glielo dico proprio chiaramente, senza staffaggire parole: dobbiamo vincere assolutamente sta gara anche perché io, perda andata e ritorno col Palermo, mi rode veramente il culo. Non è che tante volte questi fanno turnover, no? Sì, col cazzo che lo levano, Delap Di Francesco Insigni, sì, c'è uno squadrone che. Eh, tranquillo Antonio tanto mo ne faremo stasera un bel po' di partite quindi c'è tutto il tempo per recuperare le, le prossime poi al limite quella che ti sei perso domani a live è finita te la puoi sempre andare a recuperare te la vedi, te la vedi domani eh. allora Di Francesco parte subito il Palermo speriamo che non dobbiamo cominciare a bestemmiare pure questa partita più che altro Ferrari, che lo vedo veramente, come avevo detto prima della partita col Parma, un pochino inceppato eh, ultimamente. Inceppato le occasioni se le trova, però poi alla fine eh, traversa i pali, sbaglia il tiro. Eh, quindi magari cerchiamo un attimo. Intanto palo dentro Missori, entra in aria. Missori fa tutto da solo. Missori 1-0, cazzo, dai Missori. Dai ragazzi, su, dai. Eh. Missoria ha pensato bene, ha detto io se mo la passo in mezzo, ha visto che c'erano Ferrari, Secolo, che l'ultima partita hanno sbagliato l'impossibile, ha detto vabbè sai che c'è, faccio tutto da solo, bravo, cazzo vabbè che la difesa del, del Palermo non è che abbia fatto una gran cosa qui, oh già ammonito, che palle oh, che, questo è un assassino comunque regà, veramente è un assassino dei innocenti, palla dentro, pallone che rimane lì saco di testa! Perché? Sago, perché schiaccia sta palla, no? Però a me non mi piace sta cosa, raga, Sago ammonito, io ve lo dico, non mi piace per niente. Secondo tempo probabilmente pallone per Solbes dentro, palla ribattuta fuori. Oh, raga, che cazzo fate? Che cosa fa? Che cosa fai? Missori, bravo Missori, bravo. Bravo, Missori. Dai, raga, dai, no, eh, non facciamo cazzate. Non facciamo cazzate. Vai in contropiede. Bravo, Pastina. Vai, Solves. Vai, se Vai da solo. Palla per secolo. C'è Ferrari. C'è Ferrari. C'è Ferrari. Dai, sta palla. Ma perché vogliono fare tutto da solo questi? La roba da matti oh Bartesaghi, palla per Saco, non fare fallo, ti ammazzo, È eh, veramente ti ammazzo. Sto giro, palla dentro la recupera ancora. Missori, palla per Solbes, Solbes, prova ad andare dai. Sta palla, Solbes, ma perché fa tutto da solo? Questo sei impazzito, boh, uh, vabbè, Munizione Cristian Rodriguez. Rimessa dal fondo, Pigliacelli, palla al centrocampo, Ferrari di testa, la recupera ancora Buttaro, eh, pallone per Ebosseo o e bosse come cazzo la si chiama, Ceccaroni, palla all'indietro ancora a Pigliacelli. Eh, Dell'Innocente è il migliore a battere le punizioni? Non lo so, mo vedo, mi sta a fare prendere il dubbio, però tecnicamente sì, se non ricordo male sì, però mo vediamo perché... Magari, ecco, cambiare il tiratore dei calci di punizione potrebbe essere... Però, no, dai, no, dai, no, l'imbucata così, no, mamma mia, bravo russo e non mi sembra, occhio, che ci abbiamo dei fenomeni, eh A battere punizioni i calci d'angoli, non, non me ne ricordo uno che sia proprio bravo, bravo Però, mo, do un'occhiata, bravo comunque russo, russo, regà Che cazzo di portiere ho? Oh? Con calma, Russo, tanto non ci abbiamo fretta. In questo momento non ci abbiamo fretta, quindi fai con tutta la calma del mondo. Palone per Pastin, ancora Sekulov, Sekulov, prova... Ah, oh, Sekulov, madonna, però sono due partite, Dio mio. Eh. Con i giovani è così, eh, non c'è un cazzo da fare Coi giovani. Fanno partite incredibili... Mamma mia, che abbiamo salvato, Russo, ancora. Vai, Bartesaghi, vai, Bart, vai, Bart, Pallone per degli innocenti, degli innocenti, prova ad andare palla per Cristiano Rodriguez, e perché la ride indietro? Sago, Sago ancora, prova ad andare Sago, fermato ah no, visto che era bello, l'ho detto tante volte magari il rosso, no? meno giallo, niente, non manca Monito 36 sul cronometro eh, Bartesaghi non sta giocando bene, questa sì che è una notizia perché regà, Bartesaghi non gioca bene veramente è preoccupante Segulo quello pure ammonito, ma stanno a fare rissa in campo oggi, raga. Però... Però io me la, me la collo così, raga. Perché visto che il primo tempo non ha avuto una chance pericolosa nemmeno il Palermo, picchiassero così oggi, sti cazzi alla fine. E... Il problema è che dobbiamo andare a togliere gli ammoniti. Quello sicuramente perché non posso rischiare di rimanere in 10. Quindi sicuramente i primi tre cambi... Sempre che io faccia in tempo, eh, saranno i tre ammoniti quindi Sago, Christian e Seculov. Anche perché Seculov pure oggi una roba vergognosa. Quello che sta a fare, tanto qui, Seculov esci, esci. Guarda, dopo questa esci, mi hai rotto il cazzo. Allora, Sago lo togliamo e mettere bondo perché io già Sago io le bestie mie le conosco quindi io già lo so come va a finire con Saco. Seculov pure perché non sta combinando un cazzo. Io farei una cosa. Se siete d'accordo, che la facciamo un po' di tempo fa, inizio, inizio stagione, eh, con Pagliacchi alto a sinistra perché sicuramente c'è più la fase difensiva. Visto che stiamo vincendo e visto che sicuramente eh, Bartesaghi non ce la farà a fa fare tutta la partita perché rientra oggi dall'infortunio magari alla lunga poi dopo più tardi eh, nella partita spostiamo Pajak terzino sinistra e lo facciamo ci nel caso, però nel frattempo io metterrei Pajak lì alto a sinistra che magari difende meglio e poi ecco, probabilmente metterei Antonucci al posto di Rodriguez che non sta combinando un cazzo ed è ammonito, così ci togliamo tutti e tre gli ammoniti e non ci sbagliamo, quindi la butterei così, rega ah. Un'altra cosa voglio vedere che prima, giustamente, mi aveva detto Daniele: dei, dei, rigori, del, sì, dei calci di punizione. Eh, allora, allora, i calci di punizione: dove cazzo sta? Uh, calci di punizione, ah, perché li facciamo quindi non possiamo vedere, eh, però, vabbè, lo posso vedere a mano insomma. Eh, perché all'inizio della stagione l'abbiamo abbiamo messi a gestirli al mh, quello che gestì il collaboratore dei calci piazzati diciamo e quindi non possiamo vedere chi ha messo cioè, i battitori però per esempio abbiamo Bayek che è entrato adesso 11 a calci piazzati degli innocenti alla fine c'è 13 sia calci d'angoli che calci piazzati quindi tutto sommato non è proprio scherzo scherzo Bartesaghi parte no eh, bondo tanto meno solbes nemmeno a dirlo eh sì, probabilmente sì, probabilmente degli innocenti. Quello più bravo sui calci piazzati. Probabilmente sì. A meno che in panchina non ci abbiamo qualcuno. No, beh, Sago, è inutile pure che lo guardo Rodriguez. No, calci piazzati 11. Più che altro Rodriguez sui calci d'angolo. Ma non ci abbiamo proprio nessuno. Cazzo, sui calci di. ecco, forse. L'anno prossimo una cosa che farei volentieri, cercate di comprare qualcuno anche che sappia direi calci di punizione e calci d'angolo, che sembra una cazzata, però poi alla fine qualche punto ce lo diri fuori a fine stagione con i calci di punizione e i calci d'angolo. Stulac, calcio di punizione, palla fuori. Io vedo Bartesaghi che non sta prendendo un gran voto oggi, eh, dopo l'infortunio me l'aspettavo un pochino. E non, non credo che possa finire tutta la partita. Me lo dal culo perché toglie Bartesaghi, Regà Lo sapete che non è mai una grande idea. Però. Non posso rischiare nemmeno che si infortuna. Tra l'altro, lui mi dice di mettere Sosa da quella parte. Io forse farei più pastina da quella parte. Bondo pure ammonito. Cazzo, oggi Narissa una rissa in campo, raga. Eh, sicuramente sì, ecco, cambiare gli esterni di difesa, raga. Ah, quello proprio, sicuramente. Anche perché mancano 18 minuti alla fine e toglierei Missori, metterei Berra e dall'altra parte io metterei Antonini che non ha giocato male, non ha giocato male però è lui è destro. Eh, sì, se no possiamo mettere... Ecco, forse ci proveremo a mettere giochi in sosa, cazzo. Che può fare l'esterno, insomma, non è molto offensivo, però un minimo di dribbling e di cross contrasti c'è là. Dai, proviamoci giochi in sosa, raga. Vediamo un attimo. Bond ammonito, non mi piace. Così come secondo me Solbes non ce la farà a finire tutta la partita. Questo mi sembra ovvio. Eh, però dobbiamo tribolare pure questa partita, raga. Poi magari un po' di riposo. Cioè un po' di riposo. Pure l'altra, cioè abbiamo un altro sconto diretto, quindi non sarà manco facile fare il turnover. Tanto pallone per Brunori, Brunori, palla per Galdamesh, Di Francesco sbaglia, bravissimo Sosa che va a chiudere, la recuperiamo, allora Pajac, pallone per Russo, Russo, palla per Simic, Simic, palla per, non perdiamo, io so raga, ste azioni così non lo perdiamo, sto pallone bravi, palla per Bondo, la mette lunga Pajac che Antonucci. Antonucci, Antonucci ancora. Antonucci, io vorrei sapere oggi perché cazzo stanno sempre tirando e non passano mai il pallone. Ferrari non gli hanno passato una palla. Una che sia una, vabbè, De Innocenti. Palla per Solbes, è bondo, perde un pallone. Mamma mia, però, Berra, perché non mettete a terra quel pallone, cazzo? Calcio di punizione, paia. Che palla dentro, pallone che rimane lì. Simic in aria. Simic si gira, palla per Pastina 2-0. Grande Pastina, oggi difensori stre strepitosi proprio. Meno male, prima Missori, poi Pastina. Perché, da quello che ho capito, se aspettavamo i gol degli attaccanti oggi la vedevo malissimo. Assist di Simic, Pastina. Eh, Pigliacelli se la fa passare sopra la testa. Qui dai, regà. Dai, regà 2-0. Dai cazzo, dai cazzo! Mo' non facciamo boiate. Che ancora mancano 6-7 minuti più recupero, regà. Non facciamo cazzate. Pallone per paia, Antonucci. Dagli sta palla a ferra. Perché? Ma perché fanno tutto da solo oggi? Ma che gli è presa sti giocatori, Bleh. Solbes, sei innocenti, palla per Bondo, limite dell'aria, Bondo, Bondo ancora, Bondo, palla per Paia che prova il tiro, ribattuto, Sosa ancora, entra in aria, Sosa, il diagonale di Sosa, 3 a 0 e tutti a casa, vaffanculo, che abbiamo restituito quelli dell'andata e va bene così, va benissimo così, ce la portiamo a casa oggi, oltretutto, Delap è già uscito, no, non sta combinando un cazzo e questo ci fa veramente piacere. Dopo la figuraccia che ci ha fatto fare la, prima, la partita d'andata Intanto ancora pallone al limite Antonucci Dai raga famogli pure il quarto Palla per Pastina Pastina per Simic Al limite Simic C'è il palo Mamma mia Che partita raga Che partita cazzo Pallone ancora per Sosa Degli innocenti Degli innocenti, degli innocenti. Che cazzo fa degli innocenti Che hai fatto Il pampa Sosa eh, palla per Berra ancora Benevento degli Innocenti palla per Antonucci Antonucci prova ad andare Pajac Bondo Bondo ancora palla per Pastina calmi regà tranquilli tanto ormai l'abbiamo guarda che dorme in piedi oh dorme in piedi come i cavalli Pajac porca ecco Bondo io lo sapevo ma lo sapevo ma io lo sapevo lo sapevo che sta partita non la finiamo in 11, che è poco male, vabbè, stiamo al 93, non ce ne frega niente, però... Eh, perché? Cioè, io mi chiedo solo perché, perché? Perché sta cosa? Perché a parte che ce l'abbiamo un quinto cambio, no, 1, 2, 3, 4, 5, no, ce l'abbiamo un cazzo. Quindi facciamo così, dai, regista, mettiamo Antonucci, Anton minuto alla fine, sti cazzi però me lo del culo perché è bondo. La prossima partita è squalificato Proprio quando partono così Prima o poi qualcuno si trova a buttare butta fuori Comunque raga, Com'è come non è 3-0 bello Hanno giocato tutti benissimo Pasti, Nasimi ci hanno giocato alla grande e... e il Pampa Sosa Alla fine come dice Daniele Cazzo Quasi quasi lì a sinistra Non è male perché poi si difende bene C'ha contrasti C'ha marcatura e oltretutto ha le rimesse lunghe, buone, ottime c ha una buona tecnica ha comunque contrasti e bravo pure in marcatura, quindi io direi tanta roba sicuramente se devo mettere una a sinistra sulle ultime partite non metto Pajac ma metterò Sosa, quello è poco ma sicuro e allora Benevento 50 punti il Palermo direi che probabilmente ce lo siamo tolti proprio dalle palle in questo modo, 16 punti di stacco cominciano a essere veramente tanti e dunque, lo Spezia ha perso con il Suttirol Tirol ragazzuoli, quindi gli abbiamo ridato 4 punti. Il Lecce ha perso con la Reggiana, questo è meraviglioso. E il Parma che ha fatto ha vinto, vabbè, dai, non è che potevamo stacca tutti. Comunque, rega, il Genoa pure oggi ha pareggiato un casa 14 punti in campionato, è una roba veramente imbarazzante. Porca troia! Bondo squalificato, vabbè, dai, su, ci sta alla fine, lo sappiamo che così. Ehm... Poi ecco, lo venderei lo vedo scarso parecchio sì, sì, sì. Io pure lo venderei anche prima di subito. Ehm... Anche perché, tra l'altro, prende 520.000 di stipendio. Sto parassita e, e vale comunque tra gli 800.000 e il 1.100.000 euro. Quindi magari ci potremmo fare qualcosa. Io quasi quasi per non sapere leggere schiera, raga, lo provo, provo subito subito a mettere sul mercato. Anche se la gente dice che non c'ha richieste, ovviamente vabbè, mi tengo intorno ai 650.000 euro. Vediamo più che altro se magari qualcuno è interessato. Non mi sembra, occhio, eh. Però, come tutino eh, non mi sembra che lo voglia proprio nessuno, raga. Così, Deurimacchitto non mi sembra. Allora, Mallamo almeno ce lo siamo tolti dalle palle. Questa è già è una cosa bellissima. Finalmente riusciamo una volta tanto a toglierci dai coglioni qualche giocatore. e Ci risparmiamo... 60.000 euro dell'ingaggio di Malamo, poco e niente, però ci danno 100.000 euro e in più ci togliamo comunque un sarcofago dalla panchina che tanto è inutile che stava lì, regà. Eh, non giocava mai, non, non, non ci ha portato nulla durante tutta la stagione. E questo qui chi è? Sto Vigen. Se qualcuno di voi lo conosce, non mi sembra che ci abbia delle statistiche malvagie. Eh, Licenko che tra l'altro è trasferibile dalla Dinamo Zagabria e sicuramente mi pare sicuramente a occhio meglio di Payac di zero fino a quando si possono prendere per giugno? guarda mi sembra che mi sembra che ci hanno scadenza eh, il mercato quello di parametri zero ma mi sembra comunque che fine maggio o metà maggio una cosa del genere quindi non credo che che ci siano problemi nel senso che possiamo prenderli anche tra un po' non mi ricordo aprile forse Giovanni la sa sta cosa non mi ricordo come e questo non mi sembra male, però non lo so. Il problema è che se non ci togliamo di mezzo, coso Payak eh, non, non posso comprare altro esterno. Raga, perché sennò no poi che cazzo roba ci facciamo? Io pure sto Yay yeah, Yusuf qua perché non riusciamo? Magari se riusciamo a venderlo, che tanto ormai non sta manca, gioca più. Magari ce lo chiede qualcuno. La cremonese pure ha perso col Como, che magicamente sta ritornando. Sta risalendo. La Sandoria ha pareggiato. E questo va benissimo, sì. Infatti non mi sembra male il croato Dani, però non riesco. Che poi, eh, che cazzo, è lui? Ucraino, intanto ehm, mi vedo l'osservo per una settimana. Così abbiamo un quadro più chiaro, più che altro. A parte che forse non ce l'abbiamo una settimana Dovrei riuscire a vendere Payak Perché se prendo lui E, e poi che cazzo ci faccio pure con Payak eh. ovvia, Ovviamente Non lo vuole nessuno Perché chi, giustamente Ma chi cazzo se lo via questo No, 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 infatti abbiamo fatto. Tra l'altro ti dico che abbiamo fatto nemmeno eh, solo Martinez, ma, ma abbiamo fatto pure Bondo, che non è poco come colpo per la serie. A, vuole andare in prestito per attirare offerte. Guarda, Donnarumma, se tu resisti, cioè, ti mancano tre mesi di contro, quattro mesi di contratto, te levi dai coglioni, ma cioè, pure smettete di giocare perché tanto voglio dire. Uh, sì, ti darò il minutaggio che desideri Dai tanto sti cazzi Tanto poi non lo famo giocare Regà, ma questo che lo ridanno in prestito Il Milan Questa è tanta roba eh. Questa è veramente tanta, tanta, tanta Il problema è che secondo me vogliono No, tra l'altro vogliono solo il 40% per Marco Nasti questo sarebbe veramente, veramente regà proprio tanto. E... Visto che Donna Rumma vuole togliersi dalle palle, eh, anche se Dani dice no, tienilo, però siccome moglie gli ho detto che gli davo un po' più di minutaggio, ma eh, c'ho paura che poi magari fra 20 giorni torna a rompere i coglioni perché non lo facciamo giocare. Questo qui potrebbe essere una buona cosa, cioè magari prenderci i nastri in, in prestito dal Milan e vendere Donnarumma. Non lo so, ragazzi, pensate, tanto mancano tre giorni alla fine del mercato. E tante volte magari il Verona, no? C'è qualcuno... Eh, c'hanno Ongla, ma Ongla non mi sembra proprio la portata nostra in questo momento. Terracciano, che però abbiamo detto che magari poi vediamo l'anno prossimo. Niente, di tanta roba, beh, ci possiamo provare Ci possiamo, intanto Dobbiamo capire se Nasti viene E quello già Già sarebbe, che poi tra... abbiamo anche il costo Futuro opzionale col contro riscatto. Vabbè, tanto regà, non ci abbiamo eh, né i soldi Per poterlo poi far contro Cioè, per, per poter comprarlo 19 milioni e 7, dove cazzo li riprendiamo Quindi, giusto per tenerselo un prestito, muore, Non è felice dell'andamento Del prezzo di Traoré. Ma io per me, guarda, fosse per me te lo potresti anche riprendere, cioè non, non ci avrei nessun problema. Nessuna offerta per Payak quindi, giustamente come diceva mh, Viaggio e teniamocelo beh anche perché visto e considerato che tanto non so prendere nessuno, quindi per forza di cose, e Noslin del Verona. Ma stava prima al Verona, io non ci ho fatto caso. Aspetta. Ticiani, nos, Noslin. Cioè questi ci hanno un lo stanno a vendere così, proprio a svende. Che spreco cazzo. Eh, t come cazzo si chiama? T Tigiani. Non lo trovo ancora. Non me lo trovo. Però probabilmente ho scritto troppe i. Troppe, 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 troppe lettere. Ci ho messo. Ah, eccolo qua. Sta al fortuna zittard. Eh, Sta al fortuna zittard lo posso osservare per una settimana per capite che giocatore ho messo così vedi Genova se puoi rubare qualcun altro per la A, considerando che sono tutti scontati per la classifica ma sicuramente Antò eh, potremmo rubare un sacco di giocatori al Genova, io li sto, infatti, me li sto a guardare fino all'ultima partita perché tanto adesso vanno sicuro in C diretti e quindi noi eh, più di qualche giocatore glielo possiamo rubare, tipo per esempio per la Serie A questo sarebbe il top anche se costa un fottio di soldi eh, friendrup pure non mi dispiacerebbe a centrocampo c'hanno c'hanno pure magari vinagre. Vinagre come cazzo si chiama. Eh, ce ne stanno, ce ne stanno. Ce ne stanno i giocatori che ci hanno chiesto, se posso Poi ah, diciamo un giocatore che da prendere al momento. Non lo so. Guarda, quest'altro, seppure è tutto scontento. Morale, mi dico che gli sta bene però Esposito gli sta bene perché poteva venire da noi cazzo da noi avrebbe fatto proprio il fenomeno invece gli sta bene così eh sì infatti Daniele dice Genoa Esposito è che abbiamo provato noi a prenderlo se ti ricordi ha rifiutato due volte Daniele per andare poi al Genoa e ritrovarsi verso l'ultimo in classifica Ti sta bene porca troia Allora, abbiamo il, Verona, abbiamo il Verona, io potrei anche vedere se tante volte magari hanno aggiunto qualcuno... No, in realtà no. La Barrega, la Sandoria, però non mi sembra proprio questo gran fenomeno. Kerrigan, Federico Ricca. Io questo me lo ricordo forte, ragà, Federico Ricca. Non so perché, ma me lo ricordo forte. Poi magari hanno depotenziato con gli anni. Valta, eh, come al solito, ragà. Se voi vedete qualcuno che vi sconfiffera, oppure magari che sapete che è bravo, voi ditemelo subito perché. Con lei anche no. Ah, si può provare, niente, però mh, dobbiamo capire come... Tanto la disponibilità sua, dice che non è interessato ovviamente al trasferimento al Benevento, allora va in C col, col Genova. In prestito non ce lo danno. Vabbè, gli stavo proprio sulle palle, credo, a Esposito, non c'è verso. Questo è... Ah, questo è Quiz Garden, quello che, amo... che avevo trovato per sbaglio a inizio stagione. Che non mi sembra scarso, scarso. 22 anni. Non è un fenomeno, però non lo vedo scarsissimo, considerando che ha 22 anni. Ci potrebbe stare. Io ce lo lascerei in lista selezionati. Ah beh, quello sicuramente, come dice Antonio, vogliamo giocatori motivati qua a Benevento, cazzo, Visto che sembra quasi che ci debba fare un favore Sposito a venire qua da noi quando poi stanno in ciclo il geno quindi non francamente non capisco perché però ti accettano payak come contropartita sì ci si potrebbe provare anche se io già me la vedo che poi payak fa saltare tutto l'accordo ma boh, vediamo se si sbrigano allora eh, chi se ora che che, che, che che vuole si sì, sta giocando a un ruolo diverso ma rompe le palle eh, ok ok, oggi termina il mercato prendine parte allora eh, c'è un problema cioè nel senso chi era il, quello di prima eh. chi era quello là di prima che non mi ricordo il nome come lo vado a recuperare a pescare vediamo se sta tipo qui da ste parti non mi sembra che era andato tanto eh si sta qui Mika non è mai determinazione 16, impegno 16, buona velocità, bravo nei Questo poi fa tutta la, faccia, la fascia come paio. Che so, scesi col prezzo ovviamente, perché stanno all'ultimo giorno di mercato. Eh, ci possiamo provare. Tanto, discuto con la gente per capire se verrebbe sì, Mi ingaggio nemmeno eccessivo, però dobbiamo capire come riuscire a prenderlo. Allora, loro vorrebbero 825.000 euro. Payak e eh, vediamo: tipo 200.000 payak. Sì col cazzo. 7,75 più payak. Allora io lo pago per intero e faccio prima. Non cadono di una virgola, ragà. Niente. Manco 4,50. Se no, eh, ce lo dobbiamo fare da in prestito, ragà. Ce lo facciamo da in prestito. Però il problema è che poi, a meno che eh, non posso fare una cosa, no, perché non gli posso dare comunque un giocatore incontro prestito, eh, l'unica riga è questa. Io ve lo, ve lo dico. Poi decidete voi, insomma, ditemi voi se lo vogliamo prendere in prestito che magari ci può dare una mano, eh, ce lo prendiamo se no, lo lascio lì. Io. Eh, Purtroppo Pajak se non do via. che Non posso mettere a stipendio, che già in prestito comunque lo si mette comunque a stipendio. È un altro giocatore. Quindi. Poi dovrei capire. Se almeno Pajak riesca a darlo in prestito. Cioè, però non so quanto ne valga la pena. Cioè, alla fine, sto Mikhail Schenko. Qui non mi sembra Maldini. Un eh. cioè, buon giocatore, ma non mi sembra tanto tanto, tanto più forte di Pajak, Quindi come operazione di mercato non lo so, non lo so se lo prendesse, riusciamo a fare scambio a zero diciamo a zero comunque con 100.000 euro di differenza forse l'avrei anche fatto volentieri però così non lo so raga perché non mi convince come operazione di mercato mi pare un po' una cazzata farla così allora eh, giocatori voglio vedere tanto un'altra cosa pure che magari l'ultimo giorno di mercato hanno messo Qualcuno sul mercato, eh? io do un'occhiata così. Poi magari non c'è nessuno. Però visto mai un prestito, magari ho trasferimenti, c'è Cipot dello Spezia. Ehm, Raimondo Ainut che è questo è eh, centrocampista, Pisilli, Mancini. Mattia Viviani. Cioè, Mattia Viviani lo rivendono questi. Stampo, Tommaso Mancini. Pazze. Gonzalez, Giovanini. Battistella, non c'è granché. Eh, va detto. Manco sul mercato. Regà. E, e Nasti lo stiamo aspettando. Ancora non ci fa sapere nulla, non ci fa sapere nulla. Allora, vediamo se eh, Pai è è richiesto da due o tre squadre in realtà. In prestito che peraltro eh, che tra l'altro lo stipendio è lo stesso. Quindi a ah, falletti. amo detto. È vero, falletti, allora falletti. Allora. L'unico problema che secondo me sorge. Ma ve lo dico. Intanto, provo a continuare a vendere. Sto scapestrato. Qui, eh, l'unico problema che sorge. Che falletti io me lo prenderei in prestito però raga. Perché se no se lo compriamo è sempre un po' lo stesso discorso. Cioè alla fine a fine anno con falletti. Cioè, no, io non credo che ce lo vedete voi in serie, cazzo ehm, Tra l'altro Tutino, ma non era andato... Ah, si unirà al comodo il primo luglio. Ok. Non lo so, io al più me lo prenderei in prestito questo. Fatto qualche, qualche buco, raga. Io forse non me lo, non me lo comprerei non lo so, eh. poi ditemi voi è vero che non costa nulla 40.000 euro ehm, in realtà sta pure a scadenza quindi ce lo potremmo prendere pure per l'anno prossimo a zero però non lo so, io in serie A questo non ce lo vedo anche perché a dicembre fa già 33 anni quindi non ce lo vedo io forse più quel prestito, regà, questo qua perché se no poi io lo so che fa, fra sei mesi non sappiamo che faccio con Falletti, Dio caro poi Va a finire come è Coso eh, Pereira. Eh, che l'abbiamo preso in C perché era un fenomeno. Poi siamo arrivati in B e si è stato rilegato in. in panchina, in tribuna perché non ha mai giocato. Raimondo. Sì, tra l'altro, Raimondo già me l'avevate consigliato quest'estate. Eh, non mi ricordo poi perché non l'abbiamo preso. Ah, c'era pure. c'era pure Aramu dal, dal covo guarda questo madonna che stiamo 600 a 600.000 euro c'era pure Aramu dal Genova ciao Filippo ben arrivato c'era pure Aramu dal Genova che poi non mi ricordo ah non mi ricordo perché all'ultimo quest'estate eh, abbiamo lasciato perdere il problema è che questi vanno ancora e 4, cioè non, non mollano centimetro. Con centimetro però magari in prestito eh, questi in prestito a Ramu, ricà, ce lo darebbero con 335 mila euro di prestito, quindi la metà di quello che prende, e, e un costo futuro opzionale di 3 milioni e 2. Secondo me, a Ramu, diciamo, stiamo sullo stesso livello di, di, di Falletti, eh, però ce lo danno in prestito, quindi. Eh, esatto, Phil quello che dicevo io. Insomma, più che altro non tanto per adesso, che poi, alla fine potrebbe essere anche un giocatore utile per finire sto campionato. Però, poi arriviamo in Serie A, regà, Facciamo veramente la, la fine di peralta, ecco no, per Era. Esatto, per alta, Daniele. Grazie. E... Quindi, io direi: o Aramu o... o Falletti, uno dei due. Pure, diciamo che forse vedrei pure il contratto che prendono, perché non vorrei manco spendere troppo di contratti, cazzo. Vorrei rimanere un attimo. Eh, Falletti prende un po' di meno, 4,90. A parte che devo capire il Parma se ce lo presta. Sì, regà, io direi che non è male, perché il 40% dello stipendio vogliono, quindi 197.000 euro, quindi un cazzo praticamente. C'ha calci piazzati. Ok, Daniele dice: Aramo 15, però pure lui calci piazzati 14 alla fine, eh? cioè non è che andiamo male. C'ha pure un buon tiro da lontano, una bella tecnica. E secondo me ci potrebbe stare. Eh? Secondo me ci potrebbero stare pure entrambi. C'è cioè della serie prenderli tutti e due in prestito e non far giocare più Traoré, che veramente ragazzi, c'erano fin sopra le palle proprio di Traoré. Quindi. Fosse per me, per come la vedo io, io mi prenderei Falletti, Aramo in prestito e, e relegherei in tribuna tra ore per gli ultimi quattro mesi del campionato, perché tanto abbiamo visto che è praticamente un oggetto inutile cioè, all'interno di questa squadra. E... Mentre secondo me due d'esperienza per finire il campionato, come Aramo e Falletti, vi dirò, regà, perché no, cioè perché no alla fine. Poi ditemi la vostra, insomma, come la vedete, però... Eh, secondo me ci potrebbero veramente tornare, tanto utili entrambi. Anche perché Aramu qui può fare praticamente tutto: l esterno, il centrocampista offensivo, l'attaccante, il portaborse, eh, il caffè. entro, i spogliato: può, può fare tutto. Eh, esatto. Pure Daniele, anche perché così ci saremmo due che stanno tirando i calci piazzati, visto che dieci minuti fa ne parlavamo proprio in partita. Non ce l'abbiamo uno che sta tirando i calci piazzati. Almeno. Oh, tra Ramo e quell'altro, a parte che poi ecco, facciamo una cosa. Intanto, eh, io gli chiedo entrambi. Toccherà pure vedere chi viene, eh? cioè perché noi stiamo a fare sempre i conti senza l'host, è capace pure che tutti e due poi rifiutano. E eh? quindi la richiesta io la faccio a entrambi. Vediamo un attimo quello che dicono. Eh, sì, infatti, a Ramo, tra l'altro, pure in Serie A potrebbe, potrebbe anche perché è un po' più giovane rispetto a Falletti, quindi magari. Comunque io l'offerta entrambi la faccio, Mo vediamo chi, chi viene, dei due. Certo se venissero entrambi e pure Nasti, perché no? Quasi quasi. Peccato che non possiamo terminare il prezzo Cazzo, ehm, No perché ha rinnovato il contratto, Anto, quindi uno è mancino e l'altro è destro. Non ci ho fatto caso, ma fosse così sarebbe una cosa bellissima perché così ne prendiamo uno con piede, uno con altro. Allora, e Aramo se non sbaglio è sinistro. Se non sbaglio. Se non sbaglio. Ok, Aramo è sinistro. Quindi è ottimo probabilmente per le punizioni da sinistra. E... Da destra, scusate. E... e Falletti se non sbaglio è destro. Perfetto, raga. Cioè, veramente perfetto. Veramente perfetto. Eh, mo' bisogna solo vedere se, se vengono, raga. È eh, tutto qua. Il discorso è solamente quello. Allora, Falletti l'abbiamo preso e questo già mi rincuora. Allora, vabbè, ora selezioniamo dopo la rosa. Eh, nessuna offerta perché questo non c'è verso proprio. Non c'è, ma pure a zero, cioè, ma manca a zero veramente. Frigerio ha rifiutato Giuliano, ma io lo sapevo che vi ho detto prima, tocca vedere se questi se ne vanno. Eh. Vediamo un po' però lo da un prestito, cioè, una mossa disperata proprio, raga. Comunque, siamo primi e non andrei a alterare i guibi della squadra, no? Ma infatti, io più di questi due sicuramente cioè, mi fermerei qui, ragazzi. Cioè, senza sta troppo. Ecco, l'unica cosa che farei in questo momento, sicuramente, andare a cercare, di vende Frigerio. Cioè, quello. Quella è una cosa che farei. E poi basta, raga. Cioè, poi veramente basta perché è inutile che continuiamo a comprare giocatori. Certo, su questi sono soddisfatto anch'io perché comunque sia sono due giocatori d'esperienza. Ci serviva qualcuno che batteva le punizioni, ci serviva qualcuno che quando entrava invece che Traoré eh, metesse un po' più di sicurezza. È un po' il discorso che i centrali che abbiamo preso le di difesa, che adesso almeno uno c'ha un po' più di sicurezza quando giocano quelli. Poi per il resto, però, in effetti, sì, c'è cioè, ragione Biagio: cioè, basta perché è inutile stare a comprare altri giocatori. che Parnas combina soltanto poi... Ah, Nasti è vero, sì, ma Nasti io non lo vedo, raga. Cioè, non, non, non lo so che fine ha fatto. Sta ancora qui, sta a decidere. <ride> prima o poi arriverà, cazzo. Se nel caso arrivasse Nasti, magari possiamo dire Donnarumma di svincolarlo prima di fine anno. Oppure, tanto alla fine gli sono rimasti da tagliare 10.000 euro di ingaggio, raga. mo vediamo un attimo, insomma. Eh, sì, bei colpi Dani bei colpi. mi sono piaciuti tanto pure a me allora l'unica cosa che dobbiamo capire secondo me eh, Antonucci gioca benissimo come centrocampista offensivo l'ho visto pure la partita la scorsa, quindi io lo lascerei qui metterei a piedi invertito a questo punto eh, Aramo a destra da sta parte che poi tra l'altro lo può fare benissimo eh, e Falletti dall'altra parte, poi Regà lo sapete, sono molto intercambiabili, nel senso che magari Falletti una volta ci servirà qui, come centrocampista offensivo, insomma vediamo un attimo. L'importante è che almeno i giocatori ce l'abbiamo, poi mo vediamo quello che riusciamo a fare, sarebbe bellissimo e meraviglioso, oh regà pure Anasti ha firmato per la squadra Cazzo. Eh, e io vi, direi che, vi dirò che me lo prendo pure volentieri regà, Perché quest'anno ecco, quest ha già giocato 13 partite in Serie A come riserva Ha fatto un gol Ha giocato 4 partite come riserva in Champions League Ha segnato un gol in Champions League eh? e... cioè, Che dire raga Sicuramente è meglio di Donnarumma Nonostante è più giovane Ma sicuramente abbiamo fatto un colpaccio Io quindi me lo, me lo prendo proprio stravolentieri raga eh, non ho messo il diritto di riscatto Antoma, ho messo l'opzione per il riscatto. Che, cioè, me l'hanno messa loro in realtà a 3 milioni e 2, che mi sembra un po' altino. Però, vediamo un attimo, insomma. Eh, niente, oh Frigerio non c'è un cazzo diverso di darlo via. Niente, no, proprio non c'è verso. Porca Eva. Oh. anche perché ecco appunto subito subito Aramo infortunato giustamente per la partita contro il Verona quindi la salta subito che stronzata oh. e dicevo Nasti mi dà un po' più di sicurezza nel dover togliere Ferrari anche se poi Donnarumma ha fatto il suo eh aveva segnato regà cioè ha avuto il tracollo gli ultimi mesi di campionato ci ha avuto proprio il tracollo fisico cioè quindi non so quante altre partite da qui alla fine gli farei fare eh, anzi, io vi dirò che forse se ci togliamo pure il contratto di Donnarumma potrebbe non essere male, detto fra noi. Proprio detto fra noi. Allora, offerte di prestito per il per Frigerio, questi ci danno l'80%, Raga. Io me, li, me ne chiappo, questi sì, 80%, ma ora almeno il 90%. Sì dai Se, se non gioca C'hanno cioè, solo il 90 Se gioca al 100% Abbassa te la vita al cazzo Frigerio Cioè fai come te pare Guarda abbassa te ne vai però Allora Vediamo pure qua Vediamo un attimo Se riusciamo 90 e 90 Non dico il 100% Ma almeno 90 e 90 Sì va bene dai 90% Oh che poi comunque Frigerio c'ha ancora 23 anni eh Magari lo mandiamo a giocare Magari oh Migliora tanto come quello che avevamo nel, nella primavera. Non si sa mai, eh, potrebbe succedere. Non ci credo perché l'ho fatto giocare un po' di partite. Non mi sembra per niente un fenomeno questo, però visto mai, visto mai questi 90 al 100%. Vabbè, dai, vabbè, vedi, basta che te ne vai da una di queste parti. Vediamo se riusciamo a andare pure. Eh, se tutto abbandonato. <ride> vediamo se riusciamo a dar un prestito pure su so scapestrato. qui almeno che ci risparmiamo il 60% ingaggio, porca troia come cazzo mi è venuto in mente da 600.000 euro a questo ingaggio, cioè in realtà me lo credevo un po' più forte invece è veramente scandaloso sto giocatore rega. allora pagliac clamorosamente solo che mancano 6 ore di mercato questo è un bel rischio ehm Vorrebbero in prestito Payak e ci. No, però il costo del trasferimento è troppo poco, ma proprio troppo poco. Raga, no. Cioè, se deve andare via in questo momento, un minimo mi devi dare 950.000 euro, Eh beh, allora sì, cioè. a 6 ore dalla fine del calciomercato, oh, non, non faccio sta cazzata. Se me li danno almeno 900 950000 euro può darsi pure, se no amen ok raga ciao, eh, rimane qua dove sta perché poi magari se noi rischiamo che eh, l'ultima ultime 4 ore del mercato così non riusciamo a prendere nessuno dopo diventa un problema quindi allora pure qui mo è scatenata un'asta praticamente per, per Frigerio un prestito vediamo se riusciamo vediamo se riusciamo a togliercelo dalle palle certo pure Alfredone sarebbe stata tanta roba però in realtà qualcuno lo vorrebbe Yusef in prestito forse è troppo alto eh, capito Sì, però Donna Rumma lo vorrebbero in un po' di squadre. Vediamo se tante volte ce lo chiede qualcuno. Prima della fine del mercato, allora offerte per Donna Rumma del Benevento a parte quella del contributo sull'ingaggio del Gubbio. Che è col cazzo che io lo do, eh, l'altra le volentieri. Le senza che stiamo troppo a vedere i 1000 euro in più, i 1000 euro in meno. Friggerio ce lo togliamo dalle palle, 90% del ringaggio glielo paga eh, la Carrese, quindi vuol dire che noi ci rimane da pagare 10.000 euro di ringaggio alla fine, vaffanculo oh, visto mai, poi magari va lì, cresce, eh? non ci credo, manco se lo vedo perché, vi ripeto, non mi sembra proprio un fenomeno, però intanto eh, va a giocare e questo a noi ci fa piacere, tanto piuttosto che stare qui a lavare i spogliatoi. È meglio che va a giocare alla garaese donna Ruma, Se tutto va bene, ce lo togliamo dalle palle nelle ultime 5 ore di mercato. Ecco, sarebbe rimasto solo questo cazzo. Sarebbe rimasto solo questo qui che non lo posso rioffrire via transferum. Donna Ruma se ne va, e va bene. dalla la Vercelli. Eh, cercate in prezzi a ferrari al piesalò no, cioè, mo meno, de, meno che mai proprio, cioè, mo a sto punto veramente mi devi 950 950.000 euro ciao allora, i ebbi non lo vuole nessuno eh, dice che sarebbero disposti a pagare al massimo il 20% dell'ingaggio io però ve lo dico sinceramente, raga, forse farei anche così, cioè, almeno il 30 non è che tante volte almeno il 30 o il 40, dai almeno quelli perché piuttosto che non darlo proprio via cioè potrebbe essere una buona opzione che anche ci danno 20, il 20% del almeno niente proprio non c'è proprio verso eh, tra l'altro mancano due ore alla fine del mercato raga io la vedo malissimo proprio la vedo proprio malissimo questo è un po' il, diciamo il ciano della situazione questo qui eh, però alla fine siamo riusciti a darli via tutti, raga. Eh, C'era cioè rimasto soltanto lui. Che forse, zitti, 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 il john che magari, che magari... Se arriviamo al 40, se arriviamo al 40... 30-30. Va bene, raga, me la chiappo. Speriamo che lui non... Eh, non rifiuta perché se se ne va pure lui, risparmiamo altri 180.000 mila euro dagli ingaggi. Guarda che testa di cazzo! Guarda, lo sapevo, lo sapevo. Guarda. Ah, no, poi è stato bloccato dalla dirigenza perché? Ma non lo stavo vendendo, non lo, non lo stavo vendendo cazzo. Era un prestito, ma che male la dirigenza. Ma perché? Perché? Voglio sapere il perché. Niente, non c'è verso. Questi questo qua rimane. Non c'è proprio verso. Cioè, andiamo a 20, magari, tante volte troviamo il matto. Mezz'ora. Zitti tutti che forse c'è uno spiraglio. No, almeno 20, zitti, sì, dai, perché se c'è... Oh, andatevene a fanculo, vabbè, dai, rimane lì. E amen. Vedi, se accetta la risoluzione, Yusef, eh, eh... Se accetta, sì, ma la vedo, la vedo dura. Cioè, a parte che noi ci costerebbe un fottio di soldi, comunque. Perché c'è il contratto fino al 2026, quindi fino all'anno prossimo. Il che vuol dire che in questo momento gli dovremmo dare all'incirca 800 più o meno 800 mila euro. Anche con la, con la consensuale, meno di 300-400 non se ne andrebbe a fanculo. E, sinceramente, mi rodrebbe un po' il culo regà, eh, regalargli quei soldi. A meno che, vediamo vediamo che dice no l'ha bloccato proprio la dirigenza dice perché mancano i fondi per coprire i costi di che cosa che abbiamo i soldi sia per il budget ingaggi sia trasferimenti e sia per il bilancio boh, niente, non me lo vogliono far togliere le palle vabbè però io faccio una bella cosa così si impara a vivere yeah. lo schiaffo in tribuna così abbiamo pure una persona a meno a allenarsi e gli allenamenti sono un po' più leggeri il calciomercato è chiuso, ok. Eh, appena poi metti a battere le punizioni, no, guarda, Danny, ci sta il come ti dicevo prima: eh, le, le sta gestendo. Se non sbaglio, ne avevamo messo il secondo che gestiva sta cosa. No, non le sta gestendo il secondo. tra l'altro voglio vedere un attimo una cosa voglio vedere un attimo una cosa perché io mi sa che avevo toccato lo schema perché avevo messo quello che batteva corto forse uno spogliato di Yusef mo vediamo avevo messo quello che batteva corto però poi non l'ho sistemato no io non mi ricordo sta cosa cazzo non me la ricordo vabbè per mo aspetta fatemi vedere prima famo una cosa per volta eh, su oh, sai che non hai detto una cazzata che stupidamente ho fatto senza guardare No, per fortuna non mi sembra che abbia influenza nello spogliatoio, non mi sembra almeno. No, non mi sembra. Gruppi sociali, altri, gerarchia squadra, altri giocatori, no, non c'è nessun, eh, nessuna cosa, cioè non sono ancora nessuno diciamo squadra, detto fra noi. Tantomeno io, infatti, rimarrà lì tranquillamente, visto che non se ne è potuto andare, rimarrà lì. Ah, io stavo a vedere i calci piazzati, che stavo vedendo, vedere, oh, o Bartesaghi continua a vincere sempre il premio del mese, e stavo vedendo com'era la situazione qui. Allora, incaricato Bartesaghi di cosa? Di battere quello corto? No, più che altro mi interessa le punizioni, a me calci le punizioni, eh, a distanza di tiro, degli innocenti. E degli innocenti però vedi lui già mi ha sistemato se non sbaglio Allora distanza di tiro Aramo e Falletti Beh, Io direi che tanto poi credo che sceglieranno loro o no Aramo e Falletti Quindi alla fine ci stiamo. sistema di lui allora eh, visto che donna ha lasciato la squadra devi scegliere porca troia, raga il vice capitano che no, non ci abbiamo nessuno col carisma ah no in realtà abbiamo preso ramu che c'è più carisma di tutti ma io posso mettere ramu come capitano appena arrivato no 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 c'è ragione anto infatti andiamo a giocare subito eh, era solo per capire perché comunque Dovevo capire chi stava, giustamente come diceva Daniele. Chi stava a battere punizioni? Però ce l'ho assettate già sia Falletti che Remo. Quindi stiamo tranquilli. E... Madonna mia, siamo disastrati con il carisma squadra. Eh, però qualcuno dobbiamo selezionare, gà. quindi io metterei a sto punto. A questo punto ci metta Ramo, raga. Amen. Tanto è il vice capitano. Quindi. Allora, ci abbiamo il Verona. Ci abbiamo il Verona, ma aspetto un'altra parte, tra l'altro, se guardate, non ci abbiamo leader in squadra porchete, credo carisma. hanno tutti uno praticamente. Manca Rabondo che è squalificato, eh, e oggi riandiamo a fare la formazione pastina, riga, sta giocando benissimo. Io faccio fatica, lo dico sinceramente, a togliere pastina per darle mura, che oltretutto. Dalle mura non è nostro, e quindi preferirei far giocare, pastina che almeno ci continua a crescere, e dopodiché, per il resto, Bartesai, ha recuperato un po' di forma, è sempre diffidato. Ma non prende per fortuna ancora il cartellino giallo quindi lo lascerei lì dove sta. E per il resto, rega, non so se Aramo tra l'altro è infortunato, non credo che non possa Fa qualche minuto, ma al momento eviterei di metterlo. Eh, stessa cosa Falletti io per adesso regà, andrei così perché Solbes deve anche recuperare eh, un po' di, di forma quindi sicuramente lo farei giocare e Nasti parte dalla panchina ovviamente perché cioè, a Betrarie lo porto uguale visto che tanto manca a bondo andiamoci a giocare questa partita così Poi vediamo magari il secondo tempo deve entrare i nuovi. Ehm, soprattutto Falletti, perché Aramo non mi fido tanto, eh, perché non vorrei che prenda un'altra botta. Allora, Ramo vabbè, 21, Nasti, se gli diamo il 25, dai, Falletti, gli diamo il 23, posso così. Vai. allora eh... penso che dobbiamo dimostrare a tutti che siamo forti anche se l'ultima volta che l'ho detto era col parma abbiamo perso vediamo un attimo c'è un Rodov allora se non sbaglio se non sbaglio vediamo chi di voi si ricorda sta cosa eh? mi pare che in Coppa Italia abbiamo incontrato il Verona che al secondo tempo abbiamo a me pare cambiato schema e l'abbiamo praticamente dominati ma non mi ricordo raga che cazzo di schema avevamo messo e se era il verona soprattutto che avevo pure detto ricordiamoci quando poi incontriamo il verona così andiamo direttamente a giocare in quel modulo lì però non mi ricordo se era effettivamente il verona sta cosa eravamo falletti e nastri tre ottimi colpi per allungare la rota assolutamente sì, tanto Veramente abbiamo fatto tre colpacci l'ultimo giorno di mercato. Eh, che Non me l'aspettavo. Forse non ce n'era eccessivamente bisogno, nel senso che, come diceva pure prima, Biagio eh, non è che c'era tantissimo bisogno, però, sai che c'è che alla fine ci danno esperienza eh, e ci sta. Cioè, alla fine, ecco, appunto, chi si è fatto male solvesi. Porca troia, oh. Uh, ah, era il Cesena, tanto c'hai ragione. Quindi Solbes si è rifatto male. Possibile infortunio una gamba, capirai. Allora, o facciamo entrare subito Falletti, perché Aramu con la botta che ha preso io non mi fiderei tanto, regà. Eh, o se no, dobbiamo mettere Cristian Rodriguez da sta parte. No, però anche no, il cazzo, regà. Vuoi... Lo buttiamo subito dentro, vediamo quello che succede, intanto Larios eh, prova a ripartire il Verona, qui la recuperiamo solo per un attimo, qui vanno a vuoto Bartesaghi e il giocatore del Verona, poi la recuperiamo noi con Pastina, secolo e Bartesaghi, Bartesaghi che cazzo fai, Bartesaghi metteci e metti pure demo. No, 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 mamma mia che si sono mangiati, meno male, meno male, meno male. Se Bartesaghi comincia anche lui a perdersi i palloni, regà, <coughs> potrebbe diventare un bel problema questo. Rajic ci ha ammonito. Saga ha ammonito, ovviamente. Nem nemmeno, ormai nemmeno le conto più le ammonizioni che Piasago. Cioè non, non le conto, non ne sto nemmeno a contare più. Lo do praticamente per scontato. Tanto pallone dentro. E guarda qui, mamma che stavano a fare. Che stavano combinando. Pallone per Sekulov, dai Sekulov, è sto due partite che non combini un cazzo pure tu, Sago, pallone per degli Innocenti, Cristian, ne palla dentro Ferrari, Falletti, ancora Missori che recupera questo pallone, palla per Simic, Sago ancora, degli Innocenti, palla dentro, bello il pallone, troppo lungo però, allora Sago interviene, palla che rimane in aria Ferrari, che non era in fuorigioco, quindi non t'azzardà a fischiare. Finalmente cazzo Bomber Ferrari dopo tre partite credo quant'è che non segna? Tre partite me sa Qui l'hanno fatta loro la cappellata L'hanno fatta loro sul rinvio Bravo Saco. qui è andato a voto il difensore loro Di piattone, bravissimo Ferrari Facciamo 1-0 finalmente Tra l'altro direi perché Ferrari eh, ogni tanto si inceppa un pochino è un, un bravissimo giocatore. un Bel Bomber. Però qui tanto missori, missori, palla per degli innocenti. Butta dentro sta palla degli innocenti. Palla dentro per Ferrari, che ci arriva, Cazzarola, peccato. Peccato. E al momento non stiamo giocando male, tranne forse no, tranne forse nessuno in realtà. Pallone dentro, Ferrari da solo. No, perché Ferrari stavi da solo, cazzo. Fai gol impossibili, poi. Si perde con un attimo proprio. Calcio di punizione per il Verona, Savonara la butta dentro, palla spazzata via. Missori, vai in contropiede, vai Seculob, vai Seculob, vai, 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 vai. Non molla, c'era dall'altra parte, ce n'hai due dall'altra parte. Seculob la mette dentro, ovviamente, sbaglia il passaggio. Poi ancora Ongla, prova a ripartire il Verona. Palla messa lì, Madonna, che no, che si è mangiato Ferrari, non ci voglio credere, raga. Gli aveva regalato il 2-0, porca troia. Il 2-0 gli aveva regalato. Ma roba da match. Oh. Vabbè. Basta che magari vediamo cazzate noi, no? Oh. No, Anto, io in realtà ne vedo 12 spettatori. Stasera sono silenziosi, però ci stanno, ci stanno palla dentro, Shomurodo, Venaria, mamma mia, bravo Russo, bravo Russo, bravo Russo, cazzo, bravo Russo. Pallone ancora che finisce fuori, del... vai degli innocenti, vai, 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 dallo dall'altra parte che ce ne sono due, ce ne... non perde tempo, no, i tempi del gioco buttati così al cesso. Bartesaghi, palla per Sekulov Sekulov svegliate però figlio mio Mamma mia ma che gli hanno fatto pure a questo Palla in profondità Saponara Caballa. Regà non famo cazzata alla chiusura del primo tempo Perché Pallone perduta, ongla, ongla, pallone per Racic, Racic, palla per Faraoni, 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 mamma mia, Russo, grandissimo, grandissimo Russo. Dai raga, via sta palla, via questa palla ragazzi, dai. Eh, fine primo tempo, partita combattuta alla fine perché non, eh, non abbiamo dominato, però devo dire che tutto sommato... Eh, ce lo meritiamo pure il vantaggio anche se è stata abbastanza equilibrata ora sarebbe il caso sarebbe il caso che magari non si rilassino e vediamo se al secondo tempo magari riusciamo pure a chiudere che potrebbe essere un'idea insomma Ovviamente come sempre quel sacco ammonito a me non mi piace nemmeno sta partita. Però è pure vero che manca pure Bondo, tra l'altro. Eh, Falletti, pallone largo per Bartesaghi. Vai Barte, che non stai con me, nulla pure tu da un paio di partite. Eh. Palla per Sacchi, ancora Bartesaghi, 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 entri in aria cazzo dalla prima. Missori, Missori, perché? Perché? Ancora Bartesaki degli innocenti Falletti. Palla per missori. Che cosa tiri? Missori, perché tiri? Che cazzarola la tiri? Continuo. a... Che poi, tra l'altro, sta giocando bene oggi. Isaco. Mi dispiacerebbe pure toglierlo. Però io lo so come va finito il sacco. Perché io già, già me la vedo. Sta cosa il russo Ogni partita ci fa 5-6 parole. da... È vero? Eh? È veramente forte per ragazzo, ragazzi. Cristian pallone è lungo. Oh, ma Segulov, ma che cazzo gli è successo, raga? Guarda quest'altro, guarda Simice, guarda cosa ha combinato. Che tra l'altro Moesce, perché sta giocando male, è ammonito. E quindi, secondo me, io lo potrei tranquillamente togliere dai coglioni, anche perché rientra dalle mura. E... Chi è più veloce? Si, lui è Pasti. Napasti Napasti lo metterei sicuramente a fare quello in copertura dalle mura. Rimetto il ruolo suo. E dopodiché, io boh, aspetterei qualche altro minuto per fare i cambi Anche se Bart pure oggi, Rega sta fuori forma, eh? Si, sì, appunto, ha fatto pure l'assist, saco eh, l'assist, diciamo la cappellata. L'ha fatta il difensore del. Però, no, no, sta a giocare bene. Sta a bene. Solo che sa sappiamo tutti no, che Saco ha È in pericolo pubblico là in campo. Quindi non so quanti altri minuti gli lascerei. Il nostro problema è che oggi non ci sta Bondo lì in panchina. E eh? non so chi cazzo mettere. Di fatto, questo è un bel problema. C'ho ve lo vuoi da solo. Palla per Aci c'ha il limite. Palla fuori. Mamma mia, che partita, raga. Anche perché tra l'altro sta arrivando piuttosto alla frutta, cioè abbastanza stanco, quindi non so quanti altri minuti gli farei giocare. Intanto Dalle Mura, pallone per Bartesaghi, palla lunga per Christian, Segulov, ancora Bartesaghi, ancora Sekulov che prova, no, eh, metterla dentro no, non si è mai, eh, magari tante volte. Guarda quell'altro rincoglionito, nido, Dalle Mura appena entrato. Che, che passaggio del cazzo che ha fatto. Bravo Russo, bravo, 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 bravo. Allora. E Bartesaghi esce, raga, perché non ne ha proprio più. Rifaccia entra Sosa che ha giocato benissimo, tra l'altro. E, e poi lì tocca a togliere Saco, raga. Cioè non c'è sta, sta una mezza... Cioè... Non ma io lo devo togliere per forza cavolo posso mettere? È Antonino. Ah, eh, sì, Antonini, non Antonino. Tecnicamente Antonino può fare in mediano incontrista. Eh, tecnicamente sì, però poi va a capire. Però sicuramente meglio da campo, che non lo so, non mi convince, raga. Poi è pure vero che a campo c'è cioè esperienza, cioè dai su, facciamo dai, così. Eh, devi fare tre cambi e forza. Sì sì, ma è quella l'aria, è eh, tanto alla fine, perché pure Sekulov oggi mi sta a far girare le palle, veramente. Anche se, no, perché devo fare tre cambi poi? Eh, ah, perché tu dici in generale perché stanno a giocare male. No, però non farei tutte e tre i cambi. Eh, oddio, aspetta, perché Solbes si era fatto male... Ed è entrato falletti. E quello è uno, uno slot. E, e mi ho fatto uscire dalle mura dalle mura Sosa e Acampora. Giusto, mi rimane uno slot. O sbaglio io? Sì, interruzioni 1 di 3 Ora, oh, non vorrei fare cazzate. Non mi ricordo se questo è il secondo. Terzo, eh, no, però qua dice eh, ce l'ho uno slot. Ma oltre a questo, io non mi ricordo se l'ho già fatti tutti. Cioè, se questo è il terzo, e poi non ce l'ho più, o se ce n'è un altro. Perché se ce n'è un altro, io mi tengo l'ultimo cambio. Me lo tengo per, 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 per. Siamo troppo presto, cazzo. Se li faccio tutti. E se infortuna qualcuno, è un problema. Quindi io non mi ricordo solamente questa cosa. Se abbiamo un altro slot da fare, o questo è il terzo ed è l'ultimo. Quella cosa non ho capito. Anche perché, pure eh, Seikulov, oltre che sta giocando, non tanto bene. Ne abbiamo fatti due con questa. Ah, ok, perfetto: perfetto. Eh, però Antonio e eh, Boni regà, Cioè mettete d'accordo. Antonio dice che questo è l'ultimo slot. Daniele dice che ne hanno fatti due con questo, qual è la verità? Io pure me ne ricordo in realtà due eh, con questo qui, cioè che questo è il secondo slot. Però non vorrei fare cazzate, Insomma, ci cioè, mangiamo una, una, una sostituzione così, se siete certi. Eh, vabbè, dai su. a questo punto faccio una cosa aspetto altri così tagliamo la testa al toro raga aspetto altri 10 minuti per non sapere leggere e scrivere faccio tutti e tre i cambi fino alla della faccenda su intanto dalle mura dalle mura ecco finiamo a questo punto finiamo stazione eh, li andiamo a fare raga, così cambio tutti finisce la storia Pallone per Missori, palla in mezzo, Sekulov è di testa finalmente! Che cosa vuole l'arbitro? Cosa cazzo vuole? Che va lì, che chiede il fuorigioco o chi? Cosa? Quale fuorigioco di chi? Quale fuorigioco di chi? Ah, eh, cioè, quello ci mancava. Sekulov se l'è sentita per il culo che lo stavo per togliere e qui ha fatto uno stacco di testa imperioso, bello! Bello, 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 cazzo! andiamo così oh, adesso mo è il momento di fare tutti i cambi tranquillamente manca un quarto d'ora alla fine e allora avevamo fatto Sosa a posto di Bartesaghi eh, a sto punto cambierei due e mezza al campo perché sia degli innocenti sia Sago non ne hanno più allora a sto punto Sago eh, metterei pure cosa? se ce n'è no un altro sì, eh, sì. metterei Antonini riga. Anche se poi lì davanti alla fine, vabbè, tanta Ramon non l'avrei fatto entrare perché ha preso una botta prima della partita quindi non l'avrei fatto entrare. E Rodriguez un po' ce n'ha ancora per fare un quarto d'ora. Stessa cosa, Ferrari e... Pastina sta messo bene come condizione. L'unico ammissore che è pure ammonito, eh, però cioè, non è che posso fare tutti i cambi. Questi, ho Andiamo così. Speriamo bene che quel giallo d'emissori de non faccia come con l'Inter. Tanto Cabral, prova a reagire subito il Verona che giustamente non ci sta, sta perdendo da zero in casa, eh, ma non ce ne frega niente, regà, ci servono altri tre punti. Palla messa in mezzo, Shaumurotov, Saponara, no Russo, dai, perché cazzo, dai, fa tutte belle parate. Cioè, no, non ce voglio io credo, dai regà Non riaprimo sta partita così, no Sotto la panza Se fatta passare, però Questi sì, ragazzi, come gli fai due complimenti È eh, alla fine Eh, non Nasti non l'hai portato, no, no, come non l'ho portato oh, sta qua Nasti, Antò, eccolo Sta qui in panchina Solo che non ho, ovviamente non c'ho più cambi Non lo posso fare entrare in nessuna maniera Eh Mo, magari sarà per la prossima Non mollate, cazzo, eh? non mollate perché 82esimo. Tre punti a Verona sarebbero veramente come il pane a campo. La per Sosa Antonini in aria. Antonini prova il tiro al volo. Antonini, giustamente ci vedi alla rovescia. Il risultato non poteva essere altrimenti 85-86 sul cronometro. Tra poco andremo a perdere tempo, non troppo presto, però perché se no rischiamo di farci male da soli allora ancora Sosa, palla per Sosa entra in aria, palla in mezzo falletti dall'altra parte falletti prova il tiro a giro falletti 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 niente da fare 89 sul cronometro eh, se recuperiamo questa vaccossa di fare fallo tanto io lo so che io lo so come ha finito adesso fa fallo mi sori Palla dentro, Duda di testa non ci arriva. Mamma mia, stiamo rischiando, regà. Stiamo rischiando 5 minuti di recupero a questo punto. Io direi che sia proprio. Ah, no, prima gli faccio battere il calcio d'angolo, dopodiché credo che sia il caso. Pure il portiere in aria, palla in mezzo, dai, che questi, dai, che non c'è sta il portiere. Porca troia. Allora, perdere tempo. Ritmo lo abbassiamo, cercate calci piazzati, Dribla di meno. Eh, basta dai 94 e eh no eh, dai cazzo al 95 esimo passato no eh cioè sarebbe veramente una beffa eh. palla in aria finisce fuori va bene così va bene così con calma russo prendi tutto il tempo che vuoi finisce qui regà 2 a 1 Partita cazzuta, noi abbiamo giocato devo dire abbastanza bene e Partita equilibratissima raga, proprio equilibratissima Comunque il Verona è una signora squadra quindi alla fine è andata bene così che l'abbiamo portata a casa e Anche perché il Verona comunque sta a metà classifica sta lott Stava lottando almeno per i playoff e per i primi posti Mi sa che gli abbiamo un po' segato le gambe in questo momento eh, in realtà, tra l'altro, se non sbaglio, vedo che il Genova ha perso. Ah, no, c'è una partita in meno. Ancora deve giocare il Genova. Allora, il Lecce ha vinto quindi vabbè, almeno rimaniamo a stessi punti. La Cremonese ha riverso, quindi direi che oramai si è tolta definitivamente dalle palle. La Sandoria ha perso con la Feral Pisalo e quindi rimane molto indietro e questo ci piace. Eh, il Palermo ha perso col Como che alla fine il Como so, ho tre partite di fila continua a vincere quindi secondo me il Como eh, li fregherà tutti quelli là che stanno lì e chi è rimasto poi? il Brescia il Brescia che ha vinto da zero la Virtus.Entella vabbè il Parma deve giocare ma da quello che ho capito deve giocare forse o col Genoa o col Pisa o col Cesena credo o con lo Spezia boh vabbè comunque vinciamo con lì e chiudiamo la pratica esatto esatto Solbes è un'altra volta infortunato, 4 settimane o no, muore, è rientrato. Meno male che abbiamo preso quelli nuovi, porca Eva e Abbiamo preso quelli nuovi che tra l'altro probabilmente metterò a Ramu, che quel ruolo lì lo può fare stra benissimo. Rientra Bondo che è tornato dalla squalifica, quindi tra ora a questo punto lo metto lì come riserva. E io Bartesaghi lo vedo un po' fuori forma in questo periodo: sia lui che Missori è ovvio. Hanno giocato 754.000 partite, e quindi ci può sta. Calzona. Chi sta allenando? Dani, sta allenando il Genoa. <ride> sta allenando il Genoa. Calzona, clamorosamente perché hanno licenziato l'allenatore. Non mi ricordo chi era inizio anno che stava andando già malissimo il Genoa e hanno preso Calzona, però non mi sembra che sia cambiata tanta la, la musica. Allora, ok, posso fare un contributo, termina cosa, ok. Allora, i nuovi vanno allenando i bravo, bravo Daniele, cioè che in realtà prima non l'ho messi subito perché volevo capire che cosa fargli fare, cioè per esempio falletti... Fa tutto qui, però è vero. Pure che una posizione gli faccia allenare. Poi se, se lo, lo togliamo, insomma, allora TS attaccante esterno eh, sostenere. Dopodiché, ARAMU lo mettiamo come ala invertita a destra, ala invertita a destra, attaccare. e Chi manca a ah, nasti? Sicuramente c'entra avanti e basta basta questi abbiamo preso donkor begic tripi allora Cesena ha pareggiato 2 a 2 ma Cesena non ce ne frega niente perché eh, sta lì sotto Spe lo Spezia cazza al 91esimo l'è riuscita a portare a casa col Pisa, peccato perché se no si allontanavamo pure dal, dallo Spezia 15 partite mancano alla fine se non sbaglio non ho visto male, sì sì questo qui, Chicco, chi è? non lo so, non lo conosco ecco Antonucci, che cosa c'ha? Raffreddore, mo cominciamo. mo cominciamo Ferrari infortunato, sì vabbè dai raga Finale di stagione, oh sempre oh, sempre o oh. Poi ovviamente le partite decisive perché c'è, cioè, ma che cazzo ve lo dica fa? È ovvia sta cosa no? È veramente ovvia raga Allora il Parma come era ovvio anche questo, ha vinto 4-1 col Genoa Che a sto punto veramente secondo me sta in C diretto e, e si avvicina, vabbè. Comunque, sta sempre a meno 12 da noi. Eh? Cioè, stiamo ancora con un largo, 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 largo vantaggio. Quindi ci possiamo pure permettere qualche scivolone che io non mi auguro, non mi auguro assolutamente. Anche perché siamo in grado di portare a termine tranquillamente la stagione in questa maniera. L'unico dubbio mio, questo lo vorrebbe Lucerna. Mo', mo me ne date il 40%, vaffanculo va, l'ingaggio Se lo volete, vabbè, il 30% costo futuro si è giocato 38.000. Fate come pare. Basta che blocchiate. Ehm, sono gli allenamenti tosti che ci hai messo, no? In realtà, Daniele. Eh, non è che ho messo gli allenamenti tosti. Ehm, sì, fino a gennaio sì. Però qui già ho abbassato. Ho abbassato il cazzo. Non l'ho sistemato. Ecco, bravo, che me l'hai ricordato, Daniel. Non l'ho sistemati. Tant'è vero che io la partita, voi lo sapete che non la faccio mai. Ce l'avevo sistemati fino al Verona, che erano tosti. Perché lo sapete che io fino a fine gennaio li metto tosti. Però, qui, per fortuna mi ha ricordato, Daniele, perché non l'avevo sistemati sta settimana, e ti dico che eh, sicuramente li abbasso, però finalizzazione e creazione occasioni ce li metterei dopodiché, metto riabilitazione, riabilitazione. E in casa lavorerei un po' sul pressing perché le ultime partite ho visto che non stiamo andando bene in transizione. Quindi pressare e chiudere, che comunque così sono entrambi bassi. E dopodiché, ovviamente, tattiche che partita, gli farei fare anche un'altra riabilitazione, revisione della partita e riabilitazione. Così, meglio di così, regà. Dopodiché abbiamo anche il como. Allora, no, basta con queste cose, questi allenamenti fisici eh, massacranti. Eh, intanto partiamo con rafforza legami. Poi lavoriamo sicuramente anche il portiere, che questi, questi tipo di allenamenti non li sto a fa mai. Quindi io li metterei tranquillamente e volentieri. Poi farei almeno un totale sempre blando ovviamente senza esagerare eh, anzi qui ci metterei pure un altro extra tipo questo eh, mercoledì lavorerei sull'attacco perché sempre su anche che costruzione della difesa che non è male Attacchi sovrapposizioni Offensive Visto che sulle fasce ultimamente I cross da Bartesaghi e da quell'altro Lì li vedo poco che arrivano Dopodiché sicuramente ancora Riabilitazione Lavoriamo pure sulla difesa Perché col, col Como che sta a fare queste partite Non è che mi convincia tanto Insomma secondo me è una buona squadra Un'ottima squadra sarà una bella rottura dei coglioni Revisione della partita E, e basta così Dai anche perché sono le io 11 e un quarto, due partite, non so se riusciamo a arrivare a quella qua reggiana, però mo ci proviamo, dai, vediamo un attimo. Gli eh, dice che avrebbero voluto più soldi, no, cioè, te, te prego, raga, cioè. Oh, meno male, hanno accettato, guarda, speriamo che ci va, così poi se lo prendono in maniera definitiva questo, e ce ci arriviamo al contratto. Intanto mi sa che se non ho visto male ci sarebbe capitato in Coppa Italia. Non ci ho fatto caso, cazzo. Il Bologna. Eh, sapete che se passiamo con l'Inter, il, Bo il Bologna è sempre un uno squadrone. Eh? C'erano Bologna e Cagliari cioè abbordabili. Rispetto a Roma, Inter, Juve e Fiorentina, sicuramente. Magari sapevamo, forse, pure giocare. Però va bene così, regà. È andata me meglio così perché. Sembra, è sembrata una cazzata, ma quella partita in più al, uh, a gennaio, che già faccio l'allenamento pesante, ci ha, ha proprio rovinato. Cioè, stanno a faticare a ritornare in forma questi qua. Quindi, oltre che secondo me, ripeto, ci ha fatto perdere quei tre punti col Parma. Quindi va bene così. La Coppa Italia è una cosa che magari ci giochiamo l'anno prossimo. Con la rosa grande, con la rosa all'altezza, di fa due competizioni, cosa che non era proprio fattibile quest'anno. Anzi, troppo abbiamo fatto fino a comunque vi do la notizia che probabilmente deve giocare Nasti da titolare eh, dal nulla regà, perché Ferrari non ce la fa recuperare 9 giorni 3 settimane a malapena forse rientra per la reggiana Solbes non ce la fa nemmeno lui e eh, quindi Nasti sicuramente titolare, è abbiamo Missori e Bartesaghi ammoniti Bartesaghi si sta portando a portare, stati diffida. non so da... da quanti mesi ormai Che ti dirò che anche se la prende oggi magari, la prossima partita ci abbiamo, ci abbiamo il Como, giusto? In casa. Eh Dio, sono tutte abbastanza partitacce eh? pure il Como sa gioca bene. Diciamo che se riusciamo a fargli la porta avanti, la diffida senza farlo squalificare, è meglio. Allora, oggi c'è Benevento-Lecce, la Sandoria c'è la Ternana in casa, e il Parma va a Cosenza, che potrebbe essere una partitaccia per il Parma, e Lecce, se il Parma perde a Cosenza o comunque non prende punti e noi vinciamo, mi auguro, con Lecce... Sì, veramente è dalla terza giornata, niente che è in, dif in diffida, ma aspettavo da un momento all'altro prendesse l'altro giallo e fosse squalificato ma in realtà cioè, siamo a fine campionato quasi e eh, ancora regge pure Missori mostrando in a Aramo non è il massimo regà però io lo butto dentro comunque perché piuttosto che mette Traore da quella parte Aramo tutta la vita anche perché se potrebbe inventare magari un calcio di punizione qualcosa quindi si i calci d'angoli quindi va bene così allora l'unica cosa che forse ricambierei ehm... No, nulla, io Simic sì, e Pastina li lascio a Erika perché Simic sì, è una da sicurezza, Pastina sta a fare delle partite incredibili, e... dalle mura invece non è in forma, non è in condizione, infatti l'altra settimana quando l'ho fatto giocare ha fatto una cazzata dopo 5 minuti che è entrato, e... quindi io direi di andare a chiudere questa pratica, come dice Antonio, di andarcela gioca così. Centrocampo mi è piaciuto pure abbastanza con eh, Sago e degli Innocenti l'ultima partita. Se non fosse che Saco prende in giallo a partita, eh, però è la condanna purtroppo. Quando c'hai Saco in squadra, questi ci hanno Angelo Bonna come difensore centrale. Mamma mia, 108 anni. Quanti cazzo anni c'è Bonna? Ok. Ehm. Um... Angelo Bon, 36 anni. Sicuramente sarà lentissimo. Se riusciamo a scappare in contropiede, potrebbe non essere male. Visto che Nasti mi pare più veloce di, di Ferrari. Tutto va bene, due delle live e chiudiamo il campionato? Sì, sicuramente. Tanto perché alla fine, se giochiamo, sta mole di partite come stiamo a fare stasera, e ehm, cerchiamo un attimo di fermarsi col mercato perché ormai è chiuso. Quello de, mh, che dobbiamo fare per la serie A ormai lo facciamo a giugno. Quindi, alla fine è solo da andare a giocare queste partite che, che restano. E se andiamo abbastanza veloci, sì, con un paio di live, due o tre live ce la dovremmo fare sicuramente. Poi verrà il bello, cazzo. Perché poi bisognerà fare il, la squadra per la Serie A e giocarci la Serie A che non sarà una cosa semplice semplice però non era semplice nemmeno la C abbiamo passata non era semplice nemmeno la B e la stiamo passando indenni quindi ho speranze pure per la Serie A Intanto degli innocenti, palla per Sago, Sago non la perdere Sago, bravo, pallone per Simice, degli innocenti, palla per Missori, Missori dentro Aramo in aria, Aramo, Aramu, tanto questi hanno il portiere infortunato in porta. Degli innocenti, la batte corta, pallone per Aramo, Aramo ancora che cerca... Che cosa cazzo fai Aramo? Perché ti sei messo lì a cischiare ci col pallone? Vabbè. Eh, al momento 24esimo, non succede nulla di che nemmeno noi tra l'altro eh. Rueg, palla per Davidovic ogbon, ogbon Didilon didion, didion come cazzo la roba si chiama pure questo Do dove va sto portiere il rilancio lungo ce la riconsegna il buon portiere del Lecce proviamo a ripostare noi pallone per degli innocenti guarda che sempre sti passaggi del cazzo però oh, sempre eh. Cristian ovviamente l'avamo recuperata ma gliela ridiamo perché noi siamo bravi quindi gliela ridiamo un'altra volta Palla dentro, mamma mia. Poi Rafia da quest'altra parte. Rafia prova a cercare spazio. Per fortuna lo fermiamo. Ma Secolo perde l'ennesimo pallone della sua vita. Per adesso 0-0. Partita regà, pure questa molto, molto tosta. Aramo, prova ad andare lui. Palla, oh Aramo, è rotto già il cazzo. Sono due palloni che perdi, però, eh. pallone per saco degli innocenti. Aramo ancora, vediamo se, eh, meno male Christian, palla, no, eh Non la mette dentro, niente retta, lascia stare Tanto, Sago, pallone per Sekulov Che prova a girarsi, madonna Gli aveva tirato una mina Che se prendeva la porta, la buttava giù Pallone per Bartesaghi, Bartesaghi palla dentro Sekulov, dai però, raga Non cominciamo a magnarsi Sti gol, eh, su degli innocenti, palla per Aramo, Aramo, pallone ancora per degli innocenti che va sul fondo, la mette dentro sul secondo palo, c'era Pastina, ma non salta, pallone per secolo va ancora, pallone per Simic, dentro Aramo, palla per degli innocenti. In aria prova al tiro, palla fuori. Niente da fare. 31esimo minuto sul cronometro, sempre 0-0, abbiamo fatto qualche azione in più del Lecce. Poi vorrei sapere perché ancora le tira degli innocenti. Ah, perché comunque non è distanza di tiro quella, ma era per buttare il pallone in mezzo. Intanto prendiamo un cazzo di contropiede qui. Palla dentro. Bravi, Bravi. via così sta palla. Via così questa palla. Davidovic, eh, eh, Ramo è fuori forma, sì sì no Dani vabbè ma è normale, è ovvio insomma che, che deve un attimo prendere le misure e, e la forma soprattutto. Infatti sta partita era, era buono se giocava a Solbes però purtroppo gli eh, infortuni ci hanno perseguitato, va bene così. Palla per degli innocenti, dai, però degli innocenti gira di prima cazzo. Palla per Christian. Christian missori, missori, entra in aria, missori, missori, mettila dentro. Missori degli innocenti. Guarda se qualcuno crossa quel pallone in mezzo saco. Palla in aria seculov Didillon nonostante è infortunato, continua a fare parate incredibili. Degli, I portieri fenomeni, tutti noi troviamo. regà porca troia, Aramu palla dentro ancora calcio d'angolo. Adesso stiamo schiacciando il lecce nella propria area e questo ci piace molto. Magari, se riusciamo pure a buttare dentro quel cazzo di pallone, sarebbe una cosa meravigliosa. Pallone per aramo che la rimette dentro sul secondo palo. Ovviamente, ce n'è nessuno. Poi ancora palla spazzata via. Se evitiamo di prendere il contropiede, potrebbe essere una buona cosa. 46 quasi siamo arrivati niente di fatto in questo primo tempo abbiamo fatto qualche azione ci abbiamo provato ma siamo stati noi sotto porta che non abbiamo funzionato un po' il portiere loro che è sembrato nonostante l'infortunio gig robot acciaio e quindi chiudiamo il primo tempo 0 a 0 e voglio sicuramente osservare bene Simic perché non mi sembra tanto bene eh, in palla, oltretutto è ammonito, e, e poi anche gli altri, che c'è qualcuno che non è che stia facendo chissà cosa, a parte Aramu che sicuramente è fuori forma, però tanto pallone per Bartesaghi, palla in aria, Aramu di testa, un'altra volta Didilon, questo è un fenomeno, raga, adesso ce lo compriamo, perché questo deve essere un cal tipo Noyer, deve essere un fenomeno. Eh, boh, vabbè Aramo, ancora lui palla per Nasti, bella triangolazione palla in mezzo, non la chiude nessuno, ancora degli innocenti palla messa a limite dell'aria, saco di testa spazzato via questo pallone, recuperato per ancora dal grandissimo Pastina che anche oggi sta giocando molto 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 bene eh, Qualcosa credo che andiamo a cambiare ca, perché vedo parecchi giocatori che non stanno facendo una gran partita qui. c'è cioè, su calcio di punizione. Mamma mia, l'avevo vista dentro, allora, eh, Sekulov non, non, ce la, non ce la fa più, eh, ma pure io non ce la faccio più con Sekulov perché sta giocando malissimo. Sto periodo. Sicuramente è stanco, eh, quello che detto. Simic lo mando fuori dalle palle. Metto dalle mura che così recupera anche un po' di, di forma. Sono tentato pure tanto nucci, raga, ve lo vi dico la verità, però non vorrei fare tre cambi subito al 56, dai, tanto ci abbiamo tre, tre slot, quindi eh, gli altri due slot che ci abbiamo me li lascio per dopo al limite. Nasti pure non è che stia proprio facendo il fenomeno, eh? giustamente giovane. L'abbiamo buttato dentro dal nulla, eh, ci può sta, insomma, che fa una partitaccia. Infatti, Daniele dice: Io metterei Antonucci, io quasi quasi Antonucci regalo mettere come prima punta. No, di Antonucci no. Eh, però, per esempio, Cristiano Rodriguez se ne è meno. Ma se non sbaglia, Ramo può fare la prima punta. Che, eh, a sto punto, raga. <coughs> proviamo tutto. Se no, dovrei metterci la Catro a fare la punta. però è nano, cioè lì davanti i palloni di testa non ne prenderebbe. O se no, dobbiamo fare la cosa che abbiamo, avremmo sempre voluto fare, ma non abbiamo mai fatto. quella di mettere Bondo come prima punta. Non lo so. Pensiamoci un attimo, eh, io ce lo metterei pure eh, Bondo come prima punta. Che secondo me, tanto ormai abbiamo fatto fatto tutto. Eh, a bondo, quindi ci potrebbe anche stare, allora vedo molto stanco degli innocenti anche se poi non sta giocando male. E in realtà l'unico che sta giocando male è Nasti. Poi alla fine della fiera, eh, quello. Eh. Tanta ramo. calcio di punizione palla fuori di poco. Levo Rodriguez e Matt Antonucci, sì, ci può, a parte perché pure oggi Rodriguez è proprio anonimo in campo, cioè non, non, non si vede proprio. E, madonna, mi regà, ci avevo. Vabbè, tre cambi ce l'ho. Allora, andiamo con ordine. Io, Bartesaghi e Missori, sicuramente li tolgo. Eh, Rodriguez io sì lo toglierei Dani però c'è degli innocenti che sta veramente guarda come sta messo cioè lui e Sa Sago stiamo rischiando tutta la partita praticamente stiamo rischiando proprio tutta la partita eh, però non so chi cazzo Tra i due raga a sto punto levo, metto bondo per Sago perché almeno evitiamo di prendere un altro giallo? Per quello che riguarda Rodriguez, Dani l'avrei cambiato, però hai visto come stavamo messi alla fine, diventa, diventava un problema perché Rodriguez alla fine ancora un po' di condizione ce l'ha, eh, così come Aramu e eh, pure Nasti, eh, sono l'unici. unici. Forse non cambierei degli innocenti. Amen. Io spero che riesca a fare il resto della, della partita. Eh, però Sago ecco per fortuna vedo che sei d'accordo perché non era proprio il caso squadra palla dentro bravo Russo dai Russo su 82esimo no 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 ma infatti non lo butto eh Anto Assolutamente, per niente proprio lo butto un punto con questi. Che comunque rimaniamo ai stessi punti con una partita a meno. Però, certo, se fossimo stati un po' più cinici sotto porta, magari. Cazzo, potevamo fare qualcosina in più, eh? Tipo adesso, magari falletti di testa. E invece, pure qui gliela regala Didilon. Quindi, un cazzo da fare. 86 sul cronometro 87, niente, non siamo riusciti a combinare. Io non alzerei nemmeno a molto offensiva, regà, perché a sto punto, giustamente come dice Antonio, otteniamo sul punto che va bene così, a questo punto va bene così, meno che l'ultima occasione, Sosa palla di bella, bella palla che hai dato Sosa. Complimenti veramente. Sembrai pirlo con sto pallone. Didilon ovviamente perde tempo perché non credo che solo a noi faccia vada bene un punto perché hanno capito pure loro che devono ringraziare Dio che hanno preso un punto perché in altre occasioni l'avremmo potuto vincere. Vabbè, gli abbiamo concesso un tiro in porta. Allora Ramu ha giocato male perché vabbè sta fuori forma. Nasty è un ragazzino quindi lo, lo buttiamo dentro così, ci può stare che gioca male. Chi mi fa incazzare parecchio è Sekulov perché va bene che è ragazzino pure lui però non, non sta mantenendo tanto ehm, diciamo le, le, le promesse che erano quelle dell'inizio che sembrava veramente un fenomeno però ovviamente gli diamo fiducia perché è un ragazzino quindi deve crescere. Pastina da quando è rientrato sta a fare il fenomeno come centrale quindi probabilmente il titolare sarà lui, Bartesaghi per fortuna e Missori sono rientrati in condizione ottima. E... Tra l'altro, mi sa che non hanno preso il giallo manco oggi, quindi ci ritroviamo pure con la prossima partita. Allora, il Parma ha pareggiato col Cosenza. Quindi, pure il Parma arriva nei stessi punti. La Cremonese ha perso la Sandoria, ha pareggiato e ci va bene. E, e basta. Tanto è quello. So, alla fine, quello so. Ma no, manca lo... lo Spezia che deve giocare. Che non si sa con chi, spero non col Genoa perché sennò prende tre punti. Pure lo Spezia. Eh sì, l'ho sistemato stavolta col comod eh, allenamento. Così stiamo più tranquilli. Allora, Genova e la Spezia va a giocare con la Virtus Centella Capirai, sì, sì. capirai. Cazzo, con la Virtus Centella tre punti regalati proprio. 3 punti facili, no? Anzi, 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 ti dirò: che ha preso solamente un punto. Quindi rimane a, qua, cioè, va a 4 punti. No, va, eh, rimane a 4 punti perché mh, abbiamo pareggiato tutti. Clamorosamente. Il Genoa vince dopo non so quanti mesi. Contro il Palermo in casa 3-0. Sei impazzito. E quindi vabbè, il Palermo si è proprio tagliato fuori da tutto, secondo me, con sta sconfitta. Antonio dice: Un'altra partita ce la andiamo a fare, ma certo che sì, ma assolutamente sì. La Cremonese ha esonerato Scescenco. Secondo me, Calzone si è salvato per il rotto della cuffia perché se perdeva un'altra partita, esoneravano pure lui. E calendario, calendario alla mano. Sì, io farei questa col como e poi le, le prossime, insomma, magari le prossime due live facciamo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Magari vediamo all'ultima, ragà. Se poi le ultime due già siamo promossi, o le ultime tre le simuliamo, eh, Cioè, senza problemi proprio, insomma. Non è che dobbiamo staffare fino all'ultima partita, per forza. Eh, Questi il ganziante sport. Ma perché non ve lo prendete, raga, Perché. Ecco bravo, prendete pure a zero, basta involare dalle palle a questo. No, cioè, ver ver veramente, dai. E eh, dovrebbe valere una cifra più alta, ma che scherzi, 80.000 euro, ma chi cazzo te li per questo? Eh, sì, in realtà sì, dovremmo avere perché veramente abbiamo incontrato pure oggi tutte squadre difficili. Infatti, vedo lo, eh, il Padova, il Virtus Centella, il Genoa, che a sto punto è una, è una squadra di Pippe, la Veral Pisalova, Ternana, a parte forse lo Spezia in trasferta che è tosta, la Sandoria, però ce l'abbiamo in casa. e Il Brescia, forse in casa, bene o male. Dai, non dovremmo avere un campionato troppo, troppo difficile. Quindi. Se riusciamo a mantenere, insomma... o oh, il Como continua a vincere, mi preoccupa seriamente. Ecco, quello stavo di Se riusciamo a vincere col Como, eh, che a sto punto diventa veramente un avversario molto ostico. Perché è arrivato a 37 punti. Certo, sicuramente non è che ci possa recuperare il Como. Eh? Ecco, Bondo che ha fatto. Bondo pure il virus. Tutti con questo cazzo di virus, ovviamente. Perché gli abbassi gli allenamenti Non si infortunano muscolarmente Allora che succede? Che si eviano la malaria, la febbre Tutte queste cose qua Vabbè e... Per fortuna Zago non è ancora diffidato Che come può essere sta cosa non si sa Però non è diffidato Non stava in diffida Quindi va bene così Allora Mi sembra di capire che Solbes e Ferrari Mancano pure per la prossima partita Questa cosa mi Mi trattrista veramente tanto Regà perché Dopo la prima partita di Nasti Credo che il ragazzo debba prendere Un po' di confidenza E ributtarlo dentro una partita del genere Non è che sono proprio contento e... Aramo pure, vabbè però un po' di forma L'ha recuperata, dai forse potrebbe Anche fare una, una partita migliore A meno che A meno che Non buttiamo Antonucci Largo a destra O Falletti eh, o se no falletti magari li facciamo fare la prima punta per sta partita più che altro per un discorso di danzianità insomma un discorso di oh ma questo chi è io oh. troia questo non lo osserverei perché lo vedo proprio bene questo eh, giocatore vogliono 1.600.000 milione e sei potrebbe non essere un problema se veniamo promossi eh, Daniele dice ci chiederei vabbè dai eh, proviamo almeno il al primo tempo sicuramente diciamo che l'opzione più plausibile per il secondo tempo è mettere Falletti lì davanti come attaccante dai Bondo ha sentito che prima lo volevamo mettere come attaccante se ha, preso, se ha preferito prendersi il virus che tutto pare ogni ruolo in commento <ride> Numero 1 numero 1 Antonio e... dai cazzo almeno Ferrari però poteva rientrare. No, niente, non rientra, vabbè, dai, diciamo che abbiamo vissuto condizioni molto più preoccupanti. Quindi oggi alla fin fine manca soltanto manca soltanto. Ferrari e Solves che non è proprio poco eh, però se almeno Aramu riesce a fare che poi tra l'altro si sta imparando il ruolo se riesce a fare una partita migliore di quella dell'altra volta e Nasti eh, magari pure potremmo non avere grossi problemi dai, cioè, mo vabbè che sicuramente è una buona, un'ottima squadra il, il Como però insomma, di, stiamo a giocare in casa e non, me, non credo siano Real Madrid questi poi per il resto non cambierei la formazione titolare Soprattutto visto e considerato che già mancano Ferrari e Solbes Lascerei il mondo come sta Andiamoci a giocare quest'ultima partita di oggi regà vediamo quello che succede Gli dico che questa è una gara che dovremmo vincere E la devono andare a vincere assolutamente Proprio senza nemmeno starci a pensare Ciao Ferdinando benvenuto Ehm, non credo che loro giocano al 4-4-2. Ok, però lì in mezzo alle linee col trequartista li potremmo anche mettere in difficoltà. Forse con e, Verdi Cutrone, Canotto, Vignali, Giamme, Barba, Pasquale sì, comunque hanno una signora squadra. Eh? Cioè, non, è, non so proprio scarsi. diciamo. Però non è che ci può fare paura al comodo. obiettivamente su, cioè veramente. Abbiamo vinto partite veramente molto più difficili. Cazzo. Allora parte subito il uh, Como con uh, Jaime, Pallone per Cone. Sciaglia subito abbattuto da Missori. per fortuna non ha preso il giallo perché è diffidato. Pallone dentro, Cialia, palla per Cone, limite dell'aria, Cone, al limite, Cone, palla per Canotto, bravissimi regà, mamma mia che chiusura che ha fatto Saico, tra l'altro secondo me ha rischiato anche Ricore, però... Pallone per Martin, Vignali, Vignali, però da andare, Vignali. Ancora Martin, meno male che l'ho fatto allenare sul pressing. No, le cazzate no. Le cazzate no bravi bravi va bene così va bene così va bene così ragazzi però cerchiamo di, 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 di svegliarci perché stiamo ancora a 4 minuti di partita io questi già vedo che stanno attaccando più del dovuto insomma vai Aramo, vai vai Sekulov ricominci a fare qualche partita decente cazzo pallone per Bartesaghi vai Bart pensaci tu Sekulov 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 pallone per Bartesaghi ancora Bartesaghi degli innocenti Sekulov lì dell'aria No, no, tira, no. Bartesaghi in aria. Bartesaghi entra in aria. Niente, se lo perde. Pallone per Aramu. Aramu la mette dentro. Nasti Nasti 1-0. E qui c'aveva ragione il buon Daniele che mi ha detto lascialo in campo. Dai, grande Dani, cazzo. È, è merito tuo perché sei creduto tu, eh? perché se no fosse stato per me avrei messo Falletti dal primo minuto. Quindi alla fine questo è merito tuo, sto gol. L'hai voluto lasciare dal primo minuto è facile, un po' la Pippinzaghi, però ci si è fatto trovare lì davanti alla porta quindi ci sta, bravo ragazzo! Bravo, bravo, bravo 1-0 dopo 5 minuti. Abbiamo sofferto, eh, però alla fine, alla prima occasione, cosa che tra l'altro non ci capita mai, perché noi da solito se non ci fa 10-12 occasioni, cazzo. Eh, prima di buttarla dentro invece stavolta siamo stati molto cinici l'abbiamo buttata dentro subito questo va bene, ora vediamo magari le cazzate che sono quelle poi che ci contraddistinguono proprio come squadra a noi eh, bravo Simic che recupera questo pallone palla per degli innocenti Simic ancora, Cristian, pallone per Sago Seculov. bravo ad allargare pallone per Bartesaghi, prova a partire Bartesaghi, vai sul fondo, buttala dentro palla per Seculov cerca spazio per il tiro mamma mia che cazzo di tiro eh, l'avrei fatta anch'io eh sì beh in realtà credo l'avremmo fatto tutti però oh, dai cioè alla fine decidi di trovarla davanti alla porta eh quindi intanto nel frattempo ha fatto un'altra chiusura della madonna simic sì, meno male che oggi sta a giocare bene eh, palla per Christian, Christian, ancora Christian. Palla al limite dell'innocenti. Pallona per Segulov, Bartesaghi. Bartesaghi, palla in aria. Christian, alla fine, se magari qualcuno tira in porta, potrebbe essere un'idea quella. Eh? Cioè, così la butto lì. Brava ancora, Simice. Sì, questa è la terza chiusura di fila che sta facendo. Sta giocando benissimo. Speriamo che non molla più che altro. Eh, intanto qui recuperiamo l'impressing, Aramo, palla per degli innocenti, ancora per Simic, Pastina, Pastina ancora per Bartesaghi, Bartesaghi cerca spazio, non lo trova, questi giustamente coprono bene il campo col 4-4-2, quindi sarà abbastanza complicato, però qualche spazio abbiamo visto che lo possiamo trovare, qui Aramo riesce a entrare in aria, Aramo prova il diagonale, ovviamente, è che tutte le volte noi troviamo i portieri i fenomeni. Eh, calcio d'angolo per noi la batterà ramo dalla bandierina palla per nasti ancora ramo che ovviamente sbaglia e eh, ce li diamo in culo pure quindi no, niente, niente di fatto vabbè amen era più semplice del pre cioè buttare dentro quel pallone in aria niente stoppata male vabbè eh, vedo dai dai voti che non stiamo giocando per niente per niente per niente male e... Questo mi rincuora molto qui. Seculov recupera un buon pallone. Palla per Aramu Ancora ve la butta dentro per Nasti in aria Nasti il palo. Era fuori gioco. Però no, rimessa laterale le cazzo. Era in gioco. Ovviamente. noi Il rapporto che ci abbiamo con i legni è qualcosa di bellissimo palla per Missori ancora Missori palla dentro Aramo. va che stiamo giocando alla grande palla in aria secolo se Nasti si toglieva dal cazzo magari può darsi pure che segnavamo ah dio Simici ha monito pure oggi ovviamente è peggio di de... de saco Simici pallone per Nasti ancora Aramu Aramu eh dai però cazzo figlio è bello su Saco il pallone per degli innocenti, Pastini ancora, buttate dentro questa palla, magari va anche un bel lancione lungo, bravi. E va bene, imprecisa, però se ogni tanto magari la fate sta giocata, potrebbe non essere male. Allora, sempre intanto va a recuperare questo pallone, prova a rinviarlo lunghissimo. Eh, Bart Saghi, ovviamente ci arriva lui, parla per degli innocenti. Ancora Saco che la mette per Christian e Rodriguez, e poi ancora. Rodriguez se però entra in aria fa tutto da solo. E ovviamente. Poi eh, invece di buttarla magari in mezzo oppure metterla, vabbè, niente, niente di fatto. Questa volta Quanti cazzo gol ci mangiamo, regà, durante le partite? C'è una roba incredibile. Oh. Pallone per ramo, prova a tirare da fuori ogni tanto. No, prova. C'è tipo 19.000 a tiro da fuori, cazzo. Tira da fuori, no? No, eh, 35 sul cronometro, Io direi che. Stiamo asfaltando per adesso il como senza se e senza ma, perché 2 di XG2.13. Eh, il como non ha fatto un tiro in porta. Quindi, considerando che ecco, ho parlato troppo presto, ve lo dico che ho parlato troppo presto. Verdi, palla in aria, palla messa lì ancora, c'hai cioè, ancora Verdi, palloni in aria, Verdi. E Io l'ho de detto prima, ho detto ho parlato troppo presto. Io lo sapevo, qui Verdi se lo sono scordato completamente. Tutti quanti, tutti l'hanno scordato a Verdi. Porca troia, prima, la, prima, la prima palla giocabile. Questo Verdi, niente, nessuno che è andato ad accorciare, niente, vabbè. Ovviamente, io che ho detto prima, noi le facciamo le cazzate. Giochiamo bene, però noi ci contraddistinguiamo questa cosa Che poi andiamo a fare cazzate Ecco, magari in modo se riusciamo prendiamo pure il secondo su un altro calcio d'angolo Che potrebbe essere un'idea questa, no? Bellemo, palla dentro, la traversa, colpo di testa cioè già Abbiamo rischiato proprio alla grandissima di prendere il secondo Quindi adesso io penso che nei spogliatoi mi incazzerò come una bestia Perché eh, non è possibile, cazzo Cioè, una partita che stai dominando... Barte sai Seculov. Segulov dentro Cristian Rodriguez, Missori al limite. Guarda che culo le deviazioni! Poi Ramos e l'annulli. Io ti ammazzo, te lo dico. Ti, ti spezzo la noce del collo, veramente la Lino Banfi. Eh. gol regolarissimo, regà. Meno male, cazzo, meno male perché abbiamo preso l'ennesima traversa della nostra vita. Proprio Seculov. Cristian, Missori, rimpallo, traversa piena. Meno male che Ramo è arrivato in anticipo, grande. Oggi Aramu già sta dimostrando di fare la differenza perché nel primo tempo ha fatto un assist e un gol. Il che ci fa capire che sicuramente è un pochino meglio di Traoré. Proprio un po' eh, tanto così. Allora, eh, ci abbiamo però Simici Ammonito. Mi ci incazzo uguale comunque con questi, anche se magari non esager esageratamente. Gli dico che comunque non mi è piaciuto quello che ho visto. La difesa è inaccettabile, il centrocampo è inaccettabile, l'attacco meno che mai. Eh, questi hanno cambiato. Con E entra Felipe Soares. Vabbè, Simic penso che magari in altri 10 minuti forse gli li potrei pure dare. Non credo che, che rischiamo che guarda quell'altro rincoglionito. Che, chi ha dato quel pallone? Chi l'ha dato quel pallone? Missori, oh, Dio. Ma noi è più forte di noi, regalo. cioè Se non facciamo le cazzate proprio, non, non ci divertiamo durante le partite. Degli innocenti, batte la punizione, palle in aria, ancora che rimane lì, Seculov Seculov. perché cazzo tiri Seculov? Mamma mia, pure lui è uno dei pochi oggi che pure oggi sta a giocare malissimo. Porca troia, guarda, e, tra l'altro è già stanco. E tra l'altro, si è fatto male sacco mamma mia, non è possibile. Comunque, non è possibile, eh, facciamo entrare ampora dai, però vi dico che a sto punto faccio uscire pure Cristian Rodriguez che ha monito. Eppure seguilo, raga, metto Falletti così proviamo il tridente aramo Falletti, cioè il tridente i tre dietro a, alla punta Falletti Antonucci e aramo proviamo così ci mancano poi due gambi che al 90% uno dei due è simice perché io con l'ammonito in campo non lo vorrei tenere proprio raga anziché anziché Ancora pure oggi Bartesaghi e Missori non hanno preso il cambio. Intanto qui vedo Cutroni in aria, mamma mia regà Quanto cazzo la stampa? rischiavo. Calcio d'angolo per il Como, Verdi, va al limite. Andate a accorciare magari se riuscite, no, tante volte. Eh, meno male. Ancora calcio d'angolo per il Como, per fortuna. Si risolve con un nulla di fatto. Vignali però a ripartire dalla difesa, palla per Bellemo, Bellemo palla a accorciare prima, ha bravo, bravissimo, palla per Antonucci che viene messo giù, questo è rosso, meno male, meno male regà, meno male, che salvata, che salvata ragazzi, che salvata, sono rimasti in 10. meno male, questa è proprio una bella notizia, anche perché una volta tanto cazzo se c'è, non... non buttano mai fuori nessuno le squadre avversarie. 10 contro 11 e eh, io non vi dico nulla regà, vedete che cazzo dovete fare sui ultimi 20 minuti perché sarebbe veramente un suicidio eh, non andare a prendersi i tre punti pallone per Nasti Antonucci ancora Bartesaghi Bartesaghi entra in aria la mette dentro guarda Nasti che cazzo ha fatto ha fatto meta come a rugby porco dinci sempre la va a battere pallone per uh, Jaime cioè, i miei ancora palla all'indietro per barba. Andatele a prestare, stanno a uno o meno, morrega, su. Palla ancora per barba. Ancora all'indietro. Dai che non c'hanno compagni liberi da giocarla, su. Vignali. Tra l'altro io ho due gambi, se non mi sbaglio. Non mi ricordo, mo vado a vedere, non mi ricordo quanti ce n'ho. Tanto, qui finalmente la recuperiamo. Aramo, palla per Simic. Simic, palla larga per Bartesaghi, vai Bartesaghi, mettila dentro sta palla, bravissimo. Falletti in aria. Antonucci, e qui probabilmente la chiudiamo. Signori 3 a 1, Benevento, segna Antonucci su assist. Se non erro di Falletti, che sarebbe bellissimo perché così si è nasti ha segnato. Aramo ha fatto un assist e un gol. Falletti in questo caso Si sì, è fatto l'assist Antonucci E gli nuovi acquisti Direi che stanno iniziando a funzionare Ora perché mai Rischiare di perdere Bartesaghi Per la prossima partita eh, sì. Che è diffidato Quando noi ce lo possiamo tal tal tranquillamente Togliere e... cioè, Ci manca qualcuno qui all'appello chi, chi, chi era Ah Sosa ok Mi sono rincogliono io raga. E allora Sosa lo mettiamo lì ci sono rimasti un altro cambio c'è cioè, rimasto tanto lì davanti non è che ci abbiamo cambi da poter fare eh, o cambio l'esterno Berra sì forse Berra rega a sto punto sul 3-1 eh... ma lo sai che Daniele che non hai detto una cazzata cioè alla fine io sto a vedere tutte le partite quando entra Antonucci e fa la differenza Rodriguez. non lo so sembra tipo anonimo lì in campo no? sembra che se c'è non c'è sembra che ci sta a fare favore porca troia eh Giovanni. non te ne è che te posso raccontare tutte le ultime 5-6-7 partite che si è mancato cazzo eh, perché è più di un'ora di live quindi tanto pallone dentro vai, vai che partiamo in contropiede quindi al limite te la, te la vai a rivedere dai dopo Pallone per Vignali. Eh lo so, Anto, pure io l'avrei tolto, Simic, però sul 3-1 mi sento un po' più tranquillo. In realtà c'è una cosa che volevo fare, che poi è probabilmente la farò nella prossima partita con la Reggiana, che comunque ho visto che è abbastanza scarsa. E, e lì ci possiamo permettere di fare il turnover. E ho notato che Bartesaghi e Missori stanno arrivando veramente alla frutta perché hanno giocato praticamente, tutta attenzione, Nasti palla per aramu regà no che cazzo annulli quale fuorigioco questo vedi gioco per tutto ah no pensavo che l'aveva annullata e... e quindi dicevo voglio farli assolutamente recuperare un po di forma perché hanno giocato tutte quante le partite cioè fino adesso e quindi sicuramente farò giocare magari la prossima tanto questi meno male che hanno sbagliato Farò giocare Berra a destra e, e Sosa che non gioca poi tanto male. Ecco, se evitano di aprire le ammunizioni pure loro perché li devo fare un attimo riposare. Perché Bartesaghi e, e Missori stanno veramente alla frutta. Quindi, rega Ramo è pazzesco, è follia sto giocatore. Io ve lo dico: a Ramo è una follia sto giocatore. Cioè. Questo è, è veramente folle. Cioè, qui guardate che cazzo di coca ha fatto col tiro al volo assist ancora di Antonucci, tra l'altro. Cioè, lì davanti hanno fatto quel tridente, regà che è spaventoso. Eh. Eh, è un po' tardi, Anto, È un po' tardi. Cioè, sono, stamattina ho dormito veramente poco, stanotte. Sono arrivato veramente a, alla frutta intanto eh, guarda, credo che la rifacciamo prestissimo la live, nel senso oggi è mercoledì. Eh, se non erro, però, non vorrei di cazzate. Poi va giorno pure su Telegram. La facciamo già dopo domani la facciamo a venerdì. Quindi mh, porta pazienza fino a venerdì. Se riusciamo, poi venerdì facciamo i soliti 20 minuti in più, magari e facciamo pure la partita extra. Però stasera, sto, sto cotto, Anto, sto proprio cotto. Tanto pallone ancora fuori, cioè, no, raga, Aramu comunque è follia pura, cioè, è pazzesco. Meno male che a sto punto, se non sbaglio, abbiamo l'opzione per poterlo comprare, anche se secondo me è un po' alta, 3 milioni. Però, raga, se questo continua così, cioè, io non lo so. Secondo me, vale la pena, anche perché lui sa tirare i rigori, sa, sa, no, i rigori no. Non mi ricordo però le punizioni e, e i calci d'angolo è una bestia. Cioè, i tiri da fuori c'è cioè, cioè, tipo mille, mila ai tiri da fuori. È un giocatore abbastanza completo. Ho visto che prima ha recuperato pure un paio di palloni. Cioè, secondo me, cazzo, questo non è male. Napoli gioca domenica alle 15 per la cronaca. Eh, sì, ok. Quindi poi vediamo pure se no, vabbè, domenica sera forse vi direi però la live. Venerdì sicuro, quelle, cioè venerdì al 90% è sicuro, poi dopo domani vedo, vedo conferma. Allora, raga, io che dire dell'ultima partita che abbiamo giocato? Cioè basta guardare i voti in campo. Considerate che il primo tempo stavano giocando pure Saco che ha preso 7,1%. Bartesaghi che 7,4 quindi cioè fate, fatevi due conti Aramo è stato devastante proprio, proprio devastante l'unico che forse ha giocato male è Missori ma per quello che dicevo prima ad Antonio che secondo me sia lui che Bartesaghi stanno tro, troppo stanchi, ci cioè hanno giocato troppe partite e ci hanno bisogno di un po' di, di riposo e quindi la prossima partita che Sarà con la Reggiana, sicuramente farò riposare qualcuno, o uno dei due o tutte e due, mo vediamo. Intanto il Lecce nel frattempo cade a Verone, quindi si leva pure dai coglioni anche il Lecce, perché sta più se cioè stiamo a più 16 sul Lecce, e il Parma cazzo ha vinto col Brescia, vabbè ci sta, e rimaniamo a più 12. però, vabbè, regà, cioè io direi che non, si, non ci si può proprio lamentare, cioè non, assolutamente, anche perché lo Spezia deve ancora giocare. Al momento siamo a 7 punti, eh, quindi potrebbe anche aumentare. Colisago in Fortuno 3-4 settimane, che palle! Oh. I tifosi del Benevento, però, vanno, vanno sentito, eh, cioè va sentito, fottolmeggia perché dice subito che i tifosi del Benevento. Eh, voglia una rama si trasferisca in via definitiva quindi va FM va mentre scrivate in chat ma in realtà ci avrei una mezza idea pure io e non sarebbe per niente male regà sto giocatore Mo, vediamo dai vediamo, vediamo come procede insomma e... sì sì ma lo so pure io insomma che siamo in serie A però cerco sempre di non mollare la presa fino all'ultima partita eh, quindi Vado sempre coi i piedi di, di, di piombo. Allora, raga, io direi che abbiamo fatto, siamo arrivati alla 25 siamo, mancano 13 partite, vediamo se fare tipo una live 7, un'altra live 6 oppure una live 8 e l'altra 5, poi simuliamo, mo vediamo un attimo. Io intanto ve la ve lascio qui per stasera che oltre alla brutta figura, brutta figura vabbè, abbiamo perso col Parma, dopo la partita di Coppa Italia eh, ci poteva stare, siamo, eravamo stanchi alla fine. Abbiamo fatto 3-0 col Palermo e gli abbiamo restituito quelli dell'andata. 0-0 con Lecce, 2-1 in trasferta col Verona, che è tanta roba. Abbiamo asfaltato il Como, che tra l'altro vinceva da 4-5 partite, stava facendo dei numeri incredibili. L'abbiamo asfaltato. E nella prossima, nella prossima live, la prima partita che andremo ad affrontare è la Reggiana, che al momento è quindicesima in classifica. Quindi secondo me ci possiamo anche andare a fare un po' di turnover. Regà, nel frattempo io vi lascio qui, vi ringrazio a tutti quelli che stasera siete stati veramente tanti eh, a stare qui fino all'ultimo stasera, quindi vi ringrazio tutti quanti e vi abbraccio. E vi ricordo, per chi di voi ancora non è iscritto su Telegram, che comunque con questa banda di ragazzacci stiamo anche su Telegram e quindi se volete vi iscrivete anche al canale Telegram, anche perché ci avete sempre delle anticipazioni, oppure comunque ci aiutiamo tra di noi, pure su Football Manager. Domande e e cazzi e cazzi vari, raga, questo questa questo è quanto. Io vi saluto, raga, ci vediamo venerdì e buona a tutti quanti voi. Un bacio e un abbraccio.